sacco di racconti dell'esperienza biellese di Giuseppe Paschetto, finalista ai Global Teacher Prize nel 2019 e delle insegnanti della Scuola Senza Zaino di Sumilago. Ringraziamo di nuovo il Comune di Varese, in particolare nella persona dell'assessora ai servizi educativi Rossella Di Maggio, che ci ha supportato e, come dice lei, anche sopportato durante tutte queste settimane. Ringraziamo le due associazioni che hanno sostenuto e reso possibile questo ciclo di incontri, l'Associazione Musicale Papillon e l'Associazione La Tana dei Curiosi, che si occupa di educazione in natura. I racconti che abbiamo ascoltato finora avevano la scuola primaria come protagonista e abbiamo visto che gli esempi virtuosi di scuole che scelgono di mettersi in cammino verso una riflessione pedagogica sull'infanzia ce ne sono, per fortuna. E la riflessione pedagogica sulla scuola migliore per gli adolescenti forse è ancora più rara. Anche la scuola media può cambiare? Queste sono le nostre domande. Qualcuno ci riesce? E noi abbiamo portato qui in Sala Montanari due voci di successo che siamo felici di ascoltare. Gli insegnanti di Sumilago ci racconteranno i cambiamenti che da qualche anno vengono portati avanti dalla scuola media, oltre che dalla primaria di Sumilago, entrambe parte dell'Istituto Comprensivo di Mornago ed entrambe impegnate nel progetto Scuola Senza Zaino. Gli insegnanti, Anna Maria Cozzi, Sonia Serpe e Barbara Landoni, ci racconteranno sfide, ostacoli e potenzialità di un modo di intendere la scuola diverso, con il lavoro cooperativo al centro della didattica, senza cattedra, con isole di lavoro, materiale didattico condiviso con i compagni e un ruolo dell'insegnante diverso da come siamo soliti pensarlo. Lo diceva anche Paolo Mai settimana scorsa, che un'idea di scuola, intesa come trasmissione di saperi, poteva avere senso secoli fa, quando i libri erano rari e preziosi e le informazioni difficili da reperire. Di conseguenza, un'idea di insegnante come depositario di saperi è ancora di senso? Ci racconterà la sua esperienza il professor Paschetto, consulente per l'innovazione dell'ex ministra Lucia Azzolina e formatore per Via La Cresce sulla didattica innovativa e l'outdoor education. Il professor Paschetto ha insegnato dall'83 al 2019 matematica e scienze alla scuola media di Mosso, nelle Alpi Biellesi, sviluppando un modo di fare lezione che ha portato i suoi studenti a stare sempre di più all'aria aperta e fuori dalla scuola, per apprendere i saperi direttamente sul campo, osservando la natura e il mondo. E io lascio a voi la parola. Grazie. Buonasera, io sono Anna Maria Cozzi, e sono un'insegnante della secondaria. Insieme a me sono Barbara e Sonia della primaria. Io ho questo compito questa sera, cercare di fare un pochino un'introduzione sulla nostra esperienza di cambiamento. Noi, come si diceva prima, appartiamo all'ICC Mornago, ma siamo di Sumilago, scuola primaria e secondaria di primo grado. L'obiettivo è piccolo, è passarvi la nostra passione sostanzialmente, provare a darvi un'idea di quali cambiamenti abbiamo messo in atto. Prima si diceva la scuola secondaria può cambiare, sì, può cambiare con fatica, perché vi racconteremo sia la primaria sia la secondaria di qualche fatica che abbiamo incontrato, però c'è stata la voglia forte, grande, immensa di cambiamento. Noi siamo partiti nel 2015 circa, cercavamo di dare nome a ciò che in realtà noi già sentivamo dentro come insegnanti. Avevamo desiderio di una scuola che provasse a dare delle parole nuove ai ragazzi, che accendesse il loro desiderio, che li aiutasse a immaginare un mondo nuovo e anche qualcosa di impossibile, per arrivare non solo alle loro teste ma ai loro cuori. Ci siamo proprio resi conto che la scuola, come stava funzionando, non poteva essere portata avanti, che la scuola trasmissiva non era la strada giusta. Ma in realtà non è un'idea nuova, è un'idea che viene da lontano, e cercavamo qualcosa che desse nome a tutte le nostre idee. E l'abbiamo trovata grazie a una dirigente che ci ha accompagnato, la dottoressa Santarossa, e al gruppo della primaria soprattutto. Tra l'altro c'è qui in sala con noi la maestra Rita,
Tibiletti, che insieme a Barbara Landoni e a Sonia Serpe e Federica Pozzi, che non è qui con noi, ha iniziato proprio il percorso, ed è grazie a loro che anche la secondaria si è messa in cammino. E grazie a questo gruppo di sperimentatori, anzi di sperimentatrici, abbiamo iniziato a ricercare, a lavorare. Avevamo bisogno di qualcosa che ci aiutasse a fare in modo che le nostre aule, dove aula il termine indica qualcosa che all'interno del quale risuona e doveva risuonare della personalità dei ragazzi, della loro crescita, del loro desiderio di apprendere anche giocando, facendo esperienza, e abbiamo trovato il modello senza zaino. Dico abbiamo trovato, e lo ripeto, perché dentro di noi c'erano già veramente i semi di queste idee, avevamo bisogno di questa cosa. Senza zaino, dico due parole veloci, nasce come prima esperienza nel 1998 da un'idea di Orsi con la giornata della responsabilità. Nel 2000 poi questa giornata della responsabilità si trasforma in un movimento vero e proprio, nel progetto Senza Zaino, e da lì si diffonde e diventa un vero e proprio modello. Con il modello Senza Zaino, che ha al centro la persona, ma non è solo un modo di dire, al centro realmente il bambino, al centro realmente il ragazzo, con la sua esperienza, con la sua creatività, col suo desiderio di apprendere, abbiamo trovato la cornice all'interno della quale costruire le nostre esperienze, le nostre metodologie. E quindi ovviamente abbiamo cominciato a formarci, ci siamo preparate e continuiamo a formarci, e abbiamo notato che il mondo, il nostro mondo della scuola è cambiato, il nostro sguardo è cambiato completamente, i ragazzi sono cambiati, i bambini sono cambiati, e siamo riusciti a portare avanti anche con l'aiuto dei genitori che ci hanno sostenuto, supportato. Ma perché? Perché ci siamo accorti che attraverso l'esperienza dalla quale partiamo con i bambini e con i ragazzi, con una didattica che è prevalentemente attiva, la cornice che ci ha dato Senza Zaino ci permette di variare tante metodologie, tutte attive, la curiosità dei ragazzi si accende, il loro desiderio di stare a scuola diventa animato e apprendono, e questo lo sapete tutti, apprendono perché sono felici, stanno bene. Ci siamo accorti che i ragazzi, i bambini, stanno bene a scuola. E adesso lascio la parola a Sonia, che vi racconta alcuni elementi essenziali del modello Senza Zaino, e poi tornerò io. Faremo un canto insieme. Buonasera, allora io sono Sonia, maestra di scuola primaria. Insieme a Barbara ho preso il coordinamento lasciato dalla nostra collega Rita, che ci ha lasciato una buonissima eredità, e quindi anch'io mi sento in dovere di ringraziarla. Quindi scegliere Senza Zaino per quali motivazioni? Anna ha introdotto benissimo l'argomento, per accendere un interesse, per accendere l'entusiasmo, per aver voglia di andare a scuola a imparare ad imparare. E a imparare tutti insieme, quindi non dalla cattedra con qualcuno che ti manda a sapere e pretende che tu impari, ma imparando insieme, facendo insieme un percorso di coprogettazione. In Senza Zaino abbiamo trovato un modo che ci sostiene nelle sue routine, nei suoi valori, e che ci dà veramente, affonda le sue radici in questi fondamentali che sono quelli che ti permettono di attivare quello che appunto è l'approccio globale al curriculum, per cui parte dall'ambiente, un ambiente che deve essere un veicolo, quindi uno spazio all'interno della quale può avvenire la magia dell'imparare, nello stare bene. Quindi la cura per l'ambiente, come prima è stato introdotto, è stato detto, non i banchi ma delle isole, quindi un posto dove gli alunni si guardano in faccia, dove gli alunni possono coprogettare, possono
fare dei lavori di gruppo, dei lavori di coppia e quindi creare uno spazio che sia adatto alla comunicazione, non uno spazio in cui io vedo la testa del compagno che sta davanti a me. Quindi quello spazio diventa uno spazio formativo e un veicolo di globalità. Perché? Perché non è più solo la didattica, la disciplina, quello che sto imparando, quello che mi sto mettendo in gioco nel capire, nel comprendere, ma diventa un imparare nella relazione, attraverso la relazione anche con i pari. Quindi a quel punto il modello pedagogico didattico e relazione diventa una coesione di tempi, di spazi, di soggetti e di oggetti dell'apprendimento, che deve essere coeso, deve essere integrato. Nulla è scisso e indipendente fine a se stesso. A quel punto avviene anche la magia dell'interdisciplinarità dei saperi, perché se l'aula, lo spazio di apprendimento, gli spazi che poi quest'anno abbiamo visto, no, con le nuove regole Covid, abbiamo voluto ampliare il nostro spazio, è diventato uno spazio molto più aperto, per cui c'erano anche attività all'esterno dove possibile. Quindi lo spazio è diventato veramente uno spazio di apprendimento ampio, i corridoi, il giardino, in qualsiasi posto, perché in realtà non c'è un luogo per apprendere, siamo sempre in apprendimento. E questa interdisciplinarità, perché se l'aula è predisposta ad accogliere tutti i saperi, questi saperi sono sempre a disposizione, non c'è l'ora di matematica, l'ora di scienze, sono sempre a disposizione degli alunni e anche del docente. A quel punto l'esperienza diventa un'esperienza attiva di apprendimento e quindi diventa qualcosa di reciproco, diventa qualcosa di coinvolgente e qualcosa che porta a trasformazione. Lo vedrete poi, ci illustrerà Barbara, come partiamo nella nostra progettazione. Noi partiamo sempre da una mappa generatrice. Il modello senza zaino ci dà come indicazione proprio il partire da eventi, da situazioni generative che ci portano a dove non si sa bene, o meglio, noi come insegnanti possiamo avere bene in mente gli obiettivi che vogliamo raggiungere, ma non sappiamo bene quale via prenderà il percorso, perché lo coprogettiamo insieme agli alunni e anche attraverso il loro sapere e le loro preconoscenze. Tutto questo porta ad una valutazione mite, perché l'insegnante a quel punto diventa mediatore di un sapere che non cala dall'alto, ma di un sapere che si trasforma e che passa attraverso tutte le loro manifestazioni, intendo degli alunni, e il docente si mette in una posizione di regista, quindi predispone l'ambiente, e di osservatore, e con loro impara. Tutto quello che va cambiato si cambia e diventa un processo circolare che di fatto non ha mai fine. I tre valori fondamentali di Senza Zaino sono quelli della comunità, dell'ospitalità e della responsabilità. Quindi vivere una scuola come comunità cosa vuol dire per un modello senza zaino? Vuol dire avere degli spazi, che per quest'anno sono diventati dei momenti più che degli spazi, perché lo spazio agorà che prima era attuato con delle panchine, con delle pedane, in modo che i bambini si potessero guardare in faccia. E quindi c'era anche uno spazio fisico. Quest'anno abbiamo perso lo spazio fisico, ma non il momento, quindi sicuramente abbiamo comunque attivato una modalità diversa, quindi in cerchio, in classe, mantenendo le distanze e quando possibile all'esterno. Agora come partecipazione in che senso? In tutti i sensi, è nell'agora che si prendono le decisioni, è nell'agora che ci si dà il buongiorno, è nell'agora che ci si accoglie, è nell'agora che si raccontano fatti personali, belli e brutti, è nell'agora che ci si coinvolge, ci si autoconvolge, ed è nell'agora che si coprogetta con i bambini il planning della giornata, il planning della settimana, il planning del mese, se c'è un progetto magari molto ampio, il planning diventa qualcosa di corposo, no? Quindi diventa un'attività di ricerca collaborativa, un peer-to-peer. L'apprendimento tra pari, l'abbiamo visto, rende
un milione di volte rispetto all'apprendimento che passa tra adulto e bambino. È uno spazio in cui si promuove quindi il dialogo, la cooperazione e che sottende alla mappa generatrice del plesso. Quindi di fatto c'è un plesso che in origine parte da questa mappa generatrice e si muove all'unisono per raggiungere quegli obiettivi, ognuno praticando strade diverse, quindi diventa una ragnatela di saperi tra le classi, tra i docenti, tra gli alunni e tra tutti coloro che partecipano, genitori, quest'anno anche i collaboratori siamo riusciti a inserire, a far partecipare, che è diverso. Quindi è una scuola che accoglie e dove lavorare appunto diventa scuola, un ascolto attivo, diventa la cura per l'altro, diventa il luogo di apprendimento, in realtà è uno spazio anche di, si parla tanto di valutazione in questo momento, no? In realtà è uno spazio anche di valutazione perché l'insegnante ascolta quello che il bambino dice e come lo dice ed è quello che si fa in classe normalmente in tutte le scuole, sono quei momenti liberi in cui di fatto ascolti la costruzione della frase, ascolti i verbi, ascolti il contenuto e in realtà sta parlando di un fatto del quale il bambino è semplicemente interessato. E dopodiché c'è tutto il discorso legato alla cura dell'ambiente, perché i bambini e i ragazzi poi vengono coinvolti in questa dimensione, perché lo spazio è di tutti, lo spazio è condiviso, ci sono degli spazi che tutti devono conservare nel loro buono stato e diventa un essere attenti ai propri bisogni e degli altri, perché se io ho cura di quello strumento didattico, chi viene dopo di me lo trova in ordine. Quindi mi riferisco agli strumenti didattici, ma in realtà è molto più ampia il discorso. Il terzo valore è quello della responsabilità, ma ve lo faccio raccontare da Anna, perché da scuola senza zaino si passa alla scuola della responsabilità. Sì, la cura è responsabilità e richiede responsabilità. Noi siamo scuola secondaria di primo grado, ci chiamiamo scuola della responsabilità. Marco Orsi, quando ha inserito questo terzo principio, faceva riferimento a un grande filosofo, Hans Jonas, che ha parlato di responsabilità e dicendo che tutti noi abbiamo ovviamente un dovere, e cioè quello di pensare alle generazioni future, a ciò che verrà, alle conseguenze che le nostre azioni hanno. E in questo senso la responsabilità in una scuola è fondamentale, ma nella comunità educante è fondamentale. Noi siamo scuola della responsabilità perché i ragazzi dagli 11 ai 13-14 anni sono chiamati già a rispondere, cioè a dare delle risposte rispetto a ciò che fanno. Forse ancora non lo sono, non sono in grado completamente, ma la nostra intenzione, il nostro desiderio è quello di portarli, di aiutarli a dare risposte le più adeguate possibili a se stessi, a loro stessi. Responsabilità anche come responsabilità nei confronti del proprio apprendimento, che sì, come diceva Sonia, coprogetta insieme a noi. La conoscenza, gli apprendimenti sono costruiti insieme a noi. Siamo senza zaino, ma alla scuola media, alla scuola secondaria, lo zaino c'è. Mi permetto di fare questa digressione, se me lo consentono Barbara e Sonia. Non è secondario. I ragazzi hanno lo zaino. Perché? Perché intanto i materiali sono un pochino più corposi rispetto alla primaria, ma anche perché loro passano dagli 11 ai 14 anni tanti cambiamenti, tutti molto importanti, all'interno dei quali diventano da preadolescenti ad adolescenti pieni in terza, quando escono. E lo zaino è un elemento importante per loro, non perché rappresenti un peso, ma perché rappresenta in alcuni momenti ciò che si portano dietro. Poi ciò che si portano dietro dalla famiglia, ciò che si portano dietro delle loro emozioni, del loro essere preadolescenti ed adolescenti, lo portano in classe. Allora lo zaino diventa un elemento importante, non glielo togliamo, però
sta fuori dall'aula, perché l'aula, come dicevo prima, risuona, deve risuonare delle loro personalità in crescita. Svuotano lo zaino e sistemano tutti i loro materiali all'interno di, noi li chiamiamo buchette, sono degli scaffali all'interno dei quali inseriscono i loro materiali, e i materiali rimangono lì tutta la settimana, tutto il tempo che serve, portano a casa ciò che è utile per il lavoro a casa, se c'è, perché non è detto che ci sia. I compiti non sono essenziali, se sono funzionali ci sono, se non sono funzionali non ci sono. E il materiale viene organizzato dai ragazzi in modo responsabile nei confronti di loro stessi, nei confronti dei compagni, nei confronti della scuola, nei confronti dell'ambiente all'interno del quale sono, nei confronti dei genitori che hanno acquistato quel materiale. E organizziamo insieme tutte le attività. E quindi siamo co-responsabili di tutto ciò che avviene durante la mattinata, durante le settimane di scuola. Al mattino, con una modalità lievemente diversa rispetto alla primaria, perché la secondaria, mi permetto di dire purtroppo, perché la nostra idea è quella di provare a fare un cambiamento ulteriore, è ancora frammentata tra le discipline e con le discipline. E quindi c'è anche da noi, ad esempio, la gora mattutina, che avviene però in quasi tutte le discipline in momenti che i docenti e i ragazzi decidono, concordano insieme. All'interno della gora si discute, si espone, si amplifica magari una tematica, si elabora un pensiero critico, si raccontano le proprie esperienze, le proprie emozioni, magari non so, della domenica piuttosto che del giorno prima, dalle quali poi si parte per il lavoro mattutino. C'è un'altra routine importante che è sempre responsabilmente costruita insieme con i ragazzi, e cioè ed è il timetable. Al mattino ciascuno di noi, ciascun insegnante, concorda con i ragazzi quali sono le attività che quel giorno occuperanno la mattinata. E quindi nel momento in cui i ragazzi sono corresponsabili della progettazione, che è coprogettazione, come diceva bene Sonia, diventano attivi, interessati, curiosi. Non vuol dire che non ci siano problemi, ci sono dispersioni a volte perché sono preadolescenti, sono adolescenti, ma è vero che il docente che è lì come coadiutore, come accompagnatore, come guida, come mecenate, questo termine lo aggiungo io perché io da piccola volevo fare il mecenate, ok? Perché lessi un libro di Maria Bellonci, Rinascimento privato, ero affascinatissima dalla figura di Isabella d'Este, e quindi io da grande volevo fare il mecenate. Poi non ho le fortune di Isabella d'Este, però di fatto il docente è anche un mecenate. Perché? Perché dall'avvio, dalla spinta, promuove, non misura, ma promuove nella responsabilità insieme con i ragazzi. E io do nuovamente la parola a Sonia. Modo di avvicinarci alla scuola diventa veramente altamente fiducioso nei confronti dell'allievo. Noi ci poniamo, o meglio, cerchiamo di farlo, in una dimensione di altissima fiducia, perché l'apprendimento avverrebbe comunque indipendentemente da noi. Siamo esseri su questa terra per imparare. Quindi, se riusciamo a fare un passo indietro e a capire che non dobbiamo sempre regolare, moderare, mettere i paletti su quello che è il normale processo di apprendimento, stiamo dando tantissima fiducia a un essere umano che sì, è piccolo, ma è un essere pensante, e quindi gli diamo la possibilità di essere lui stesso, colui che decide il suo percorso e che impara anche ad autovalutarlo. Questo sia all'interno delle discipline che all'interno
del comportamento. Tra l'altro anche nei termini del comportamento il percorso che si fa con loro per la valutazione è un percorso comunque è un percorso che insieme si costruisce e diventa una valutazione sempre più trasparente, nel senso io so dove devo arrivare, qual è il mio obiettivo, io alunno so dove devo arrivare, qual è il mio obiettivo e quindi attivo tutto quello che è nelle mie capacità per arrivare a quell'obiettivo e se non ci arrivo da solo c'è comunque il docente che mi accompagna e mi segue. A quel punto l'aula diventa un mondo vitale, quindi sono esseri autonomi che vanno alla ricerca della loro crescita. Quindi gli strumenti e le attività sono in grado di generare nuovi apprendimenti, ok? Rendono autonomi nella gestione di scelta e di autocorrezione, quindi questi strumenti hanno tutti un materiale autocorrettivo. Non c'è l'insegnante che dice hai sbagliato, c'è il materiale che dice è giusto o sbagliato. Quindi la valutazione non va a nascondere l'errore, prende l'errore come un feedback positivo, cioè quell'errore che mi indica la strada. Fino a qui so fare, quello non lo so fare, come posso fare per impararlo? E quindi in automatico anche l'autovalutazione fa parte del processo, non c'è il docente che dall'alto dice è giusto, è sbagliato, è bello o è brutto, se lo dicono da soli, non so come dire. E a questo punto si diventa dei protagonisti capaci di imparare ad imparare. Mi piacerebbe fare un discorso sul consiglio dei rappresentanti alunni, se mi aiutate, perché comunque anche questa è la parte, Barbara Semin. Sì, si parla molto di educazione alla cittadinanza, per esempio, no? Noi sviluppiamo questa tematica, per esempio, facendo esercitare effettivamente la cittadinanza ai bambini. Loro hanno un consiglio dei ragazzi, è il CRA, e tutti gli anni si svolgono le elezioni da noi, quindi c'è proprio, ci si presentano i candidati, le liste, vengono fatte proprio le vere e proprie elezioni, e poi questo consiglio opera tutto l'anno scolastico raccogliendo quelle che sono le esigenze dei bambini nelle varie classi, quindi vengono fatte delle assemblee di classe, poi si riunisce il CRA, ne discutono e poi propongono delle, diciamo, delle cose, no? Che il plesso può portare avanti. Sono state fatte addirittura delle richieste al comune, per esempio, no? Dai bambini, che sono state accolte molto più volentieri rispetto a quelle che facevano i docenti, quindi sono riusciti laddove, in alcuni casi, laddove noi non siamo mai riusciti, no? La loro voce è stata più potente della nostra in alcuni casi. E quindi noi cerchiamo sempre di mettere loro al centro di qualsiasi tipo di progettazione, no? Sia didattica ma anche progettazione della vita che loro. A me piace, quando parlo con loro, piace dire a loro che devono considerare la scuola come se fosse casa loro, cioè questa è casa loro, loro ci passano tanto tempo e devono avere la stessa cura e lo stesso amore per la casa, lo devono avere per la scuola, devono amare il loro ambiente, lo devono trovarci bene. Quindi quando si entrano nella classe devono trovare un ambiente che li accoglie, no? Uno dei nostri capisaldi è appunto l'accoglienza e questo è fondamentale. Infatti se entrate nelle nostre classi, per esempio, per noi è fondamentale l'educazione visiva. E quindi tutte le nostre classi sono dotate di pannellistica perché la comunicazione visiva è fondamentale, si costruisce a partire dalla prima elementare. Loro non arrivano in classe con tutto già fatto, non c'è niente alle pareti, quasi niente. Sono le buchette, eccetera, però tutto ciò che poi fa parte della gestione della classe lo costruiscono loro, lo coprogettano loro, dal segnale per andare in bagno al planner settimanale o giornaliero, perché poi dipende dalla tipologia di planner che vogliono costruire, ci sono planner settimanali come nel mio caso, oppure planner giornalieri in altri casi, no? Se voi entrate nella nostra scuola, la prima cosa che vedete è quello che c'è alle mie spalle, che è la mappa generatrice di plesso. La mappa generatrice si chiama generatrice perché non è una mappa fissa, è una mappa che genera e quindi parte da un'idea centrale per poi sfociare in vari tipi di percorsi. Questa è una mappa di plesso nel senso che viene definita
dalle insegnanti. Noi di solito a giugno ci troviamo in un'assemblea collegiale nostra di plesso e decidiamo, almeno cominciamo a fare quello che viene definito sempre il brainstorming, no? Cioè ci mettiamo lì e attorno a un tavolo e cominciamo a pensare a quale possa essere un percorso autentico per questi bambini, cioè un percorso che li coinvolga. E siccome questa mappa proviene da un percorso precedente di altre mappe, quindi ragionamenti precedenti e punti giallo magari sviluppati in precedenza, quest'anno per esempio la prima immagine che ci è venuta proprio così è stato il cervello, perché avevamo iniziato a parlare delle diverse intelligenze, quindi abbiamo pensato a questa immagine dell'emisfero cerebrale, no? Che è spesso visto e suddiviso nell'area creativa e l'area invece più logica, e la volontà era quella di, era già un discorso che avevamo comunque affrontato l'anno precedente, era quello di far capire che la nostra intelligenza si sviluppa, ma non si sviluppa solo da una parte o dall'altra, non è a compartimenti stagni, ma è tutto collegato, ed è partita questa mappa. La mappa di plesso individua quindi l'idea centrale, quindi il percorso che affrontiamo durante l'anno scolastico, ma raccoglie anche tutti i punti forti che noi abbiamo durante l'anno come plesso, quindi per noi sono per esempio gli incontri che facciamo di solito insieme, sono la festa della biblioteca, no? Che l'accoglienza delle classi prime, che è fondamentale per noi, poi vabbè, la festa della biblioteca, la festa di Natale, che è proprio una festa di aggregazione enorme, perché coinvolge tutti noi del plesso, non solo le maestre, i bambini, i genitori, il personale ATA, tutti quanti. E poi variante il Senza Zaino Day, che abbiamo appena celebrato per esempio a maggio, che ha dato vita a una rinascita del nostro giardino. I bambini hanno coprogettato, dall'anno scorso che coprogettano l'orto, hanno fatto il giardino delle farfalle, hanno fatto le casette per le api, hanno fatto i serbatoi per raccogliere l'acqua. Tutto questo non è stato però un percorso che è fatto e finito durante la settimana, no, è un percorso che è iniziato a settembre e si è concluso poi tutte le progettazioni di plesso nel Senza Zaino Day. Io volevo però farvi sentire le voci dei bambini che vi raccontano cos'era una mappa generatrice, quindi ascoltiamo, sono loro. Allora, a genere, giusto, se ce la facciamo. Se all'inizio non si sente dopo. Cos'è la mappa generatrice di plesso? È una rappresentazione semplificata del percorso e delle attività che verranno svolte durante l'anno scolastico. Il punto di partenza è un'immagine dalla quale si generano, si progettano e si sviluppano le esperienze. La mappa di quest'anno si intitola Laboratorio dei collegamenti. Al centro è rappresentato il cervello con i suoi due emisferi, uno è colorato e simboleggia tutte le abilità creative e artistiche, l'altro tutto grigio simboleggia le abilità logiche e di ragionamento. Una frase accompagna questa mappa: la fantasia fa parte di noi come la ragione. Guardare dentro la fantasia è un modo come un altro per guardare dentro noi stessi. Scritta dall'autore Gianni Rodari, di cui si festeggia il centenario dalla nascita. Questo l'hanno preparato i bambini di quinta come accoglienza ai bambini di prima, perché quest'anno non potevamo girare per le classi fisicamente, perché di solito portiamo giù i bambini a visitare il plesso, a fargli vedere il materiale, a visitare un'aula. Quest'anno non si poteva, allora hanno fatto dei mini spot, diciamo, e poi i bambini li hanno visti attraverso le LIM. Come diceva Anna prima, la scuola deve fuoriuscire necessariamente, no? Noi siamo divisi da un parcheggio tra noi e loro, no? Però noi sentiamo l'esigenza fortissima di costruire veramente qualcosa che esca dalla nostra scuola, entri nella loro e di contro qualcosa che esca dalla loro entri nella nostra. Perché è fortissima l'esigenza anche dei bambini. Io adesso ho le mie classi quinte che non vedono l'ora di andare alla scuola secondaria di primo grado
e fortunatamente abbiamo avuto anche la possibilità di vederci quest'anno, nonostante la pandemia, attraverso purtroppo la LIM, che vabbè, ha tantissimi limiti, però è come se la nostra scuola fosse entrata nella loro e loro nella nostra, e per questo è fondamentale. Anzi, fortunatamente siamo, come dire, abbiamo la voglia e la volontà di abbattere i muri e di costruire qualcosa di buono. È vero. Per la secondaria sicuramente le cose sono andate e vanno a volte con una fatica in più. Anche per noi esiste una mappa generatrice di plesso che realizziamo tutti gli anni, perdonate la voce. In realtà la mappa, l'idea, la possibilità di fare una mappa generatrice per la secondaria di primo grado è stata veramente un'opportunità grande. Perché? Perché ci ha messo in discussione, perché i docenti, che solitamente sono abituati a vedersi nei consigli di classe, all'interno dei quali non c'è più lo spazio ideologico, fisico anche, per parlare dei ragazzi, purtroppo, si sono davvero chiesti come poter realizzare una mappa generatrice che generasse curiosità, che generasse desiderio, che creasse apprendimenti. La prima cosa che è stata necessaria è stata quella di cercare dei momenti di incontro, creare una comunità educante veramente vera, una comunità di pratiche vera, non sulla carta. E quindi, sin dal 2015, quando abbiamo cominciato a formarci, abbiamo chiesto che potessero esserci dei momenti per la secondaria per progettare. Perché ci sono, per la primaria c'è il modulo, ma per la secondaria non c'è mai niente. Ripeto, ci sono i consigli di classe, ma a volte sono vuoti di significato, non sono autentici. Certo, è necessario farli diventare autentici, non fraintendetemi, perché devono diventare autentici i consigli di classe, sono quello il luogo dove parlare dei ragazzi. Ma siccome avevamo bisogno di creare un percorso che ci unisse, che desse al nostro stare con i ragazzi un significato ancora più forte e autentico, abbiamo cercato dei momenti di incontro e ci sono stati dati. Ci incontriamo regolarmente, più o meno una volta al mese, in riunioni che noi chiamiamo di coordinamento, in cui lavoriamo e parliamo di didattica, parliamo di ragazzi e costruiamo i nostri percorsi e mettiamo insieme. Per il prossimo anno l'idea è di lasciare da parte quelli che sono i cosiddetti programmi di disciplina, e provare a partire da dei nodi fondamentali delle nostre discipline, smontando quei programmi e provando a costruire invece un percorso comune che renda i saperi, renda gli apprendimenti veramente fluidi, che possano mescolarsi, perché i ragazzi si sono resi conto che non c'è un sapere univoco, è sempre insieme ad altri elementi. Geografia si mescola italiano, italiano si mescola storia, storia si mescola matematica, e questo l'hanno capito molto bene i ragazzi, e attraverso una progettazione diversa si può fare. I traguardi sono quelli che vengono stabiliti dal Ministero, non abbiamo stravolto assolutamente niente, ma abbiamo modificato il nostro stare con i ragazzi, il nostro stare insieme tra docenti, perché stiamo diventando, e uso proprio questa espressione perché ancora siamo in cammino, stiamo diventando una comunità che parla, si racconta, comunica e parla di didattica, si progetta insieme, che è la cosa fondamentale, parla dei ragazzi. La nostra mappa generatrice di quest'anno, no scusa tu, parte dal concetto di ecologia, perché di solito partiamo o da un'esperienza o da un fuoco che ci accomuna in quel momento, e abbiamo pensato all'ecologia come relazione, e a quel punto abbiamo cercato di svilupparla nelle diverse classi durante tutto l'anno, mescolando, cercando di intrecciare i nostri saperi, le esperienze. I ragazzi cooperano spesso, sono a isola come alla primaria, non abbiamo il
il tavolo singolo come alla primaria, ma abbiamo dei banchetti che sono stati uniti e hanno costruito delle isole. I ragazzi entrano che sono a isola ed escono che sono a isola, e questo permette loro di collaborare, di cooperare, di coprogettare insieme. Lo sguardo dell'altro riverbera quello che c'è dentro la persona che è davanti, quindi mi aiuta a costruire la mia conoscenza. Quindi, cosa c'è nel nostro futuro? Le due persone che mi aiutano a togliere un banner. Scusate. Grazie. Che cosa c'è a questo punto nel nostro futuro? Ci sono i ragazzi, prima di tutto, e c'è una scuola pensata insieme ai bambini e insieme ai ragazzi. Ai nostri ragazzi della secondaria quest'anno abbiamo chiesto di dirci, di raccontarci che scuola vorrebbero per il loro futuro. E una classe, la terza A, quindi ragazzi grandi, ha scelto 5 parole alle quali ha dato un significato nuovo. Leggendo il loro lavoro, io vorrei leggere proprio a conclusione del nostro intervento, se Barbara e Sonia me lo consentono. Leggendo quello che hanno scritto, io ne ho fatto veramente una sintesi brevissima, ci rendiamo conto di come i ragazzi abbiano chiarissimo dentro di loro che cosa debba essere la scuola. Sembra di leggere un testo di pedagogisti. È bellissimo, perché loro hanno un desiderio forte, non tanto di venire a scuola e non far niente, perché certo che portano, penso ai miei ragazzi, il loro essere preadolescenti, il loro essere adolescenti a scuola, ma portano tutta la loro volontà di essere accesi. E ve lo assicuro, perché a una delle mie domande, che cosa vorreste per il futuro, un ragazzo, la prima risposta che mi ha dato è stata: vorremmo che i professori entrino in classe felici di stare con noi, perché possano accenderci. Le parole che hanno scelto i ragazzi sono, ascolto, vi leggo velocemente, sono definizioni che hanno dato loro. Che cos'è l'ascolto? Richiede un tempo l'ascolto, che non può essere compresso, ma anche uno spazio, che sia una cornice in cui chi ascolta e chi viene ascoltato sperimentino libertà, rispetto, accettazione e comprensione. Noi siamo le parole che scegliamo e che vengono ascoltate da chi entra così in contatto con la nostra identità. E poi hanno scelto un'altra parola, la parola tempo. Ogni alunno ha bisogno di tempi differenti. Caspita, tempi differenti, intelligenze differenti, stili cognitivi differenti, lo dicono loro. E ogni relazione ha necessità di tempo per potersene prendere cura. Ragazzi e insegnanti dovrebbero poter essere padroni e protagonisti del proprio tempo, senza corse e conti alla rovescia, senza schemi né separazioni. E poi un'altra bellissima parola, spazio. Ogni spazio è opportunità di confronto, di crescita, di scelte, di sperimentazione, di domande e non di risposte già date. Abbiamo bisogno di più spazio per noi come persone e per noi come ragazzi che si impegnano a conoscere e capire la complessità della realtà. Sono parole dei ragazzi, non ho modificato nulla. E poi ancora, rispetto. Il rispetto per loro è il saper aspettare, è la condizione di reciproca fiducia e di stima fra due o più persone, riconoscendo la differenza e il significato dei ruoli nella relazione, senza per questo esserne limitati. Le persone contano in tutta la loro complessità e in tutto il valore che possono manifestare. E poi, infine, la parola che gli piace di più e che piace tanto anche a noi: libertà. Significa entrare in classe ogni mattina con la certezza di essere a proprio agio. Significa poter sbagliare senza essere giudicati e ingabbiati. Per sentirci davvero liberi, dobbiamo sentirci importanti, valorizzati, ascoltati e considerati. Ed è per questo che anche la secondaria è necessario, importante, fondamentale, essenziale, ormai, un discorso serio sulla valutazione, che non deve essere misurazione, ma deve essere osservazione e spinta verso il successo di questi ragazzi. Grazie.
buonasera a tutti, grazie per l'invito. Beh, innanzitutto complimenti agli organizzatori perché hanno scelto veramente un titolo azzeccato, mutuato dal movimento di Greta, perché sono fermamente convinto che se non ci sarà un cambiamento profondo della scuola, sarà difficile che i ragazzi diventino i cittadini capaci di gestire l'ambiente. E poi sono stato veramente molto contento di sentire le parole di Anna, Barbara e Sonia di questo istituto comprensivo, direi veramente all'avanguardia, sia per le connessioni create tra i due ordini di scuola e sia per i profondi elementi di innovazione che evidentemente sono stati introdotti, ma soprattutto per la presenza della scuola secondaria di primo grado, che non neghiamocelo, è l'anello debole assolutamente del sistema. E di questo parlo con conoscenza di causa perché, come con la mia esperienza di formatore in una scuola all'aperto con Biella Cresce, mi sono reso conto che in realtà, mentre la scuola primaria partecipa e è all'avanguardia da tutti i punti di vista, ci sono invece grossissimi gap da recuperare a livello di scuola media, di ex scuola media. Quindi, brava veramente. Allora, io vi porto l'esperienza di un insegnante che è in pensione da 2 anni, però, come è stato detto nella mia presentazione, che ha lavorato per decenni come insegnante di scienze e matematica, avendo la fortuna, tra l'altro, di farlo sempre, pressoché sempre, nella stessa scuola. In questi giorni io riflettevo sul motto delle Olimpiadi. Quest'anno speriamo finalmente possano svolgersi, non il decubertiniano, l'importante è partecipare e non vincere, ma l'altro, Citius, Altius, Fortius, più veloci, più in alto, più forti, che è un motto che va benissimo a livello sportivo, perché sappiamo che lo sport è anche agonismo. Ma quando viene traslato nella società, nell'economia e appunto nella scuola, beh, va un po' meno bene. E già un grande ambientalista e europarlamentare, scomparso purtroppo 25 anni fa sul tirolese, Alex Langer, aveva operato una inversione di questi termini in lentius, profundius e suavius. E quindi più lenti, più profondi e più dolci. E nella scuola sappiamo bene invece che si va veloci, si corre dietro con l'ansia di finire i programmi, che purtroppo esistono solo più nelle teste di alcuni insegnanti, perché come sapete da 10 anni i famosi programmi prescrittivi non esistono più, sostituiti dalle indicazioni nazionali, e quindi fare tanto, fare, riflettendo quindi poco su quello che si fa. Si vola alto, ma non nel senso positivo del termine. Alti nel senso che si resta in superficie, si perdono i dettagli, si perdono quindi di vista le relazioni, i singoli e il senso di quello che si fa. E poi la forza, che nella scuola sappiamo si esplicita soprattutto in 2 modi. Primo, la forza dei bravi, dei ragazzi che in un'ottica individualistica e competitiva ci tengono ad affermare la loro bravura, come in una gara appunto. E l'altro, ovviamente, l'altra dimostrazione di forza è quella deteriore, che prende le forme della prevaricazione e della prepotenza nei casi più estremi. Invece, io credo veramente che una scuola che vada più lentamente sia quella a cui dobbiamo tendere, fare meno e meglio, riflettendo sul senso di quello che si fa, non perdendo di vista le relazioni, gli individui, guardando gli alunni ogni volta negli occhi, considerandoli per quello che sono. E un corollario evidentemente inevitabile è che in questo modo si riesce ad andare più in profondità nelle relazioni, in profondità in quello che si fa, e si è più dolci, ovvero tradotto in termini di relazioni scolastiche più accoglienti, quell'accoglienza che, come già ricordavano
ricordavano le colleghe, si esplicita attraverso il cooperative learning, attraverso delle modalità cooperative che si sa ormai, non è il caso di spenderci molte parole, dovrebbero entrare a pieno titolo in tutte le scuole, non soltanto nelle lezioni accademiche di formazione dei docenti. Dolcezza e accoglienza, che è quella che permette di non lasciare indietro nessuno e che permette anche di cogliere la ricchezza delle differenze, e quindi è una formidabile prevenzione di quello che chiamiamo bullismo. Ecco, questi sono i principi, possiamo dire, sono soltanto delle belle parole. Io ho cercato di metterli in pratica, adesso cercherò di illustrarvelo, con un approccio che, esattamente come quello delle colleghe, si può sintetizzare in tre termini. Un approccio esperienziale, cooperativo e improntato alla cittadinanza attiva, all'azione, facendo in modo, cioè, che si lasciano dei beni o dei servizi per la collettività in cui si opera. Ecco, l'obiettivo, già stato citato dalle colleghe, l'obiettivo della felicità, venire a scuola felici. Nella mia scuola ho inventato questo strano aggeggio, il cromo feliciometro, che si basa su un principio scientifico, che è quello della immiscibilità di quattro liquidi, e ogni mese gli alunni erano invitati a mettere in percentuali diverse nella provetta la quantità di noia, il pesante liquido rosso, il liquido giallo, che indica una scuola percepita come utile ma non particolarmente interessante, poi il verde, che indica la percezione di una scuola invece anche interessante, infine l'azzurro, in che parte a scuola si verrebbe anche se non si fosse obbligati a venirci. E questo è proprio il punto: non se ne può più di bambini e di ragazzi che vengono a scuola perché obbligati, che aspettano l'intervallo come l'ora d'aria, che contano i giorni alla fine dell'anno scolastico. Non se ne può più di una scuola di questo genere, perché non è scuola, evidentemente non è la scuola delle colleghe che hanno parlato prima, ma è in gran parte la scuola italiana, che quindi va sicuramente cambiata in profondità. La scuola è una delle esperienze più significative che i ragazzi possono fare nella loro vita. Devono farla essendo contenti di farla, non come se la facessero in galera o in caserma, cosa che purtroppo succede troppo spesso. Ecco, per cui ho iniziato a eliminare alcuni dei canoni che si ritengono irrinunciabili rispetto al significato stesso di scuola, e quindi i banchi, la disposizione dei banchi, le cattedre, la spiegazione, i libri, i compiti, i voti, le verifiche, i compiti in classe, le note, eccetera, eccetera, eccetera. Io li ho considerati non come pilastri, non come canoni irrinunciabili, ma come barriere, e le ho battute, e le abbiamo anzi abbattute una per una, restando ortodossi e non eretici, ortodossi rispetto alle indicazioni nazionali e a quanto permette il decreto 275 dell'ormai lontano 99 sull'autonomia. E quindi, come hanno fatto le colleghe, via i banchi in fila e via le cattedre, a vantaggio di postazioni, che evidentemente sono legate a un approccio diverso. L'insegnante che diventa, come già stato detto, regista di apprendimenti e non dispensatore di lezioni e di nozioni. Io qui sto facendo un po' in realtà il dispensatore di una lezione, mi piace poco, per cui cercherò di andare velocemente e di lasciare poi spazio a interventi e al dibattito. La lezione frontale, quindi, abbattuta a vantaggio di attività in cui i ragazzi si sentissero protagonisti, è stata citata l'Agorà. Ora sappiamo che c'è un'iniziativa di Indire in campo ormai da molti anni per gli spazi 1+4, quindi l'Agorà, lo spazio assembleare, lo spazio informale, lo spazio di informazione, lo spazio individuale. In realtà nella maggior parte delle nostre scuole abbiamo aule, corridoi, palestre e basta, tutte standardizzate. E pensate a quanto somiglino spesso le scuole, provate a guardarle anche dal di fuori oltre che dal di dentro, a
caserme, prigioni, cliniche, stabilimenti, a tutt'altro rispetto a scuole. Ce ne sono all'avanguardia, quelle costruite e realizzate negli ultimi anni, soprattutto in diverse regioni. Certo, sono lo specchio, non sono nient'altro che questi edifici e la loro organizzazione interna, lo specchio fedele della metodologia attuata. Una sorta di replica del modello fordista di catena di montaggio. Gli alunni come esecutori e l'insegnante come capo-reparto dispensatore di ordini di servizio. Per cui, ecco, anche nella mia scuola attività in cui gli alunni venissero scelti, intanto l'attività è progettata insieme, in cui si sentissero protagonisti. È possibile farlo con matematica e scienze perfettamente. In questa immagine, ad esempio, stanno occupandosi di funzioni lineari attraverso il movimento. Qui stanno facendo la spesa per occuparsi di proporzioni percentuali, attività scientifiche, sia in aula che all'esterno. E un terzo problema, sappiamo che è l'assenza di manualità, il terrore delle norme sulla sicurezza. La manualità invece l'abbiamo reintrodotta massicciamente, quindi con laboratori dei mestieri di cucina, ma anche di falegnameria, di orticoltura, di vetreria, in cui gli alunni hanno utilizzato strumenti pericolosissimi come zappe, trapani, martelli, coltelli, seghe, e li hanno utilizzati rendendosi conto di quello che facevano. E senza il minimo incidente. Dico, sì, può essere capitato a volte una martellata sul dito, un dito tagliato. Serve per capire meglio come fare la prossima volta. Qui stiamo realizzando un composter nell'orto della scuola. Ecco, questo ad esempio è un corso di vetreria artistica. A volte gli insegnanti erano insegnanti della scuola con specifiche passioni. Io ad esempio sono sempre occupato del laboratorio di cucina, in altri casi degli amici esterni. Ecco, questo ad esempio è il restauratore di mobili, e in questi anni da che abbiamo il laboratorio dei mestieri tantissimi mobili sono stati rimessi a nuovo, e poi rimettere a nuovo le aule. Ogni anno nel laboratorio di Bianchini gli alunni, beh, intanto scelgono i colori, progettano, quindi si applica la matematica, tecnologia, e poi si danno da fare stuccando, carteggiando e pitturando. Ecco perché occuparsi insegnare a occuparsi dei beni comuni, anche in questo caso, parte dalla scuola. Questa iniziativa che vedete l'abbiamo mutuata dal Giappone, si chiama Scopa Didattica. Alla fine delle lezioni, qualche minuto prima della fine delle lezioni, volontariamente a gruppi, gli alunni prendono scopa e paletta, rimettono a posto l'aula, rimettono a posto tutti i materiali e gli arredi, lasciando ovviamente il lavoro che compete ai bidelli, ma facendo anche in modo di non lasciare una discarica, il che dimostra poco rispetto per il lavoro degli altri e poca cura dei beni comuni. Guardate, quando hanno pitturato la prima aula in Lilla, ricordo un'alunna che ha ammonito i compagni e ha detto: e adesso chi appoggia, si azzarda ancora ad appoggiare un piede al muro, fai i conti con me. Gli orari. Ecco, quante volte succede, soprattutto alla scuola media, che i ragazzi abbiano ancora voglia di fare, ci sia la necessità di continuare a fare quello che facevano, invece suona la maledetta campanella, che assomiglia, se ci pensate, alla sirena delle fabbriche, no? Per andare di nuovo al modello industrialista aziendale delle scuole. E invece ci sarebbe bisogno di continuare. Il DPR 275 già dice molto rispetto alla flessibilità che potrebbe essere utilizzata, ma io ho mutuato dalla Finlandia questa abitudine. Nell'ambito di ore, che nella mia scuola sono di 60 minuti, ne utilizzavo solo 45. E i restanti 15 minuti uscire a prendere una boccata d'aria, chiacchierare, andare a fare una corsa, socializzare. Tempo buttato? No, tempo ben impiegato, perché sappiamo che cercare di riempirli come,
come delle anfore di nozioni per ore e ore e ore, non serve assolutamente a nulla. Basta guardare quanto durino, quanto sia, a che livelli sia la nostra soglia di interesse quando ascoltiamo e di attenzione. Ma rompere con i tradizionali tempi significa anche fare cose di notte, come succede in questo caso, quando dovevamo fare l'osservazione delle stelle, le lezioni si facevano di notte e non di giorno, oppure per andare a vedere un film particolarmente interessante la sera, oppure, dato che abbiamo un gruppo alpinistico scolastico, evidentemente in montagna ci si va anche durante l'orario scolastico, ma può capitare di andarci anche di domenica, oppure anche per più giorni d'estate. Ecco, quindi anche la barriera dei tempi può essere, pur restando nelle norme, completamente rivista. Io tra l'altro ho compattato gli orari negli ultimi anni, facendo per 3 mesi di fila soltanto matematica e per 1,5 mesi soltanto scienze, un orario compatto di questo genere. Poi vi dirò che razza di ultracompattazione nella mia scuola ho contribuito a introdurre quest'anno. Gli ambienti, evidentemente l'ambiente esterno va considerato non come uno spazio fisico funzionale, soprattutto in questo periodo al rispetto delle norme sanitarie, ma come un vero e proprio ambiente di apprendimento, e l'abbiamo sfruttato in 30.000 modi possibili per fare ogni genere di attività. Per esempio, i ragazzi nella neve stanno facendo, come ogni anno, una fiction su un episodio della guerra di liberazione. Ecco, ambiente per noi ha significato andare anche molto lontano, andare in Nuova Zelanda a fare una ricerca sempre sulla resistenza, oppure a portare i ragazzi in Himalaya a raggiungere un villaggio di profughi tibetani con cui ci eravamo gemellati. Si può insomma volare alto, a proposito dell'Altius, però non è obbligatorio andare sempre dall'altra parte del mondo, si può anche andare semplicemente fuori dalla porta della scuola. Ecco, l'autoreferenzialità. La scuola è autoreferenziale, può succedere di tutto fuori dalle porte della scuola e si continua a fare inglese, matematica e italiano come se non succedesse niente, come se si fosse sigillati. Invece non essere autoreferenziale significa avere un approccio di cittadinanza attiva. Quella è l'isola di Budelli, e forse ne avrete sentito parlare qualche anno fa, un giorno mentre ci stavamo occupando di tematiche ambientali, è uscito un articolo sulla stampa che diceva che l'isola sarda di Budelli sarebbe andata all'asta per 3 milioni di euro a privati e probabili speculatori pure stranieri, e dato che si affrontavano già le tematiche ambientali con questo approccio, cioè provare a proporre anche qualcosa di concreto, i miei alunni hanno scritto una lettera in gruppo sempre al giornale, questa è uscita in prima pagina, la lettera diceva, Budelli diceva, compriamo noi, raccogliamo 3 milioni di euro. Bastano pochi centesimi per ogni cittadino italiano. Dopo un mese l'obiettivo è stato raggiunto, non nel senso che eravamo già riusciti a raccogliere la somma, ma il governo, il Parlamento italiano, probabilmente vergognandosi un po', ha cacciato i 3 milioni di euro e ha assegnato Budelli al Parco Nazionale della Maddalena. Ma è stato un modo per fare veramente scuola come si deve, in modo anche estremo, nel senso che abbiamo abbandonato tutte le programmazioni che avevamo, e la programmazione è stata interamente dedicata per tutte le discipline a questo progetto, però con le discipline a servizio della realtà e non, come succede di solito, la realtà come una variabile delle discipline, come funzione delle discipline. Questa è un'iniziativa spesso i cittadini del paese ci vedevano in piazza per iniziative di solidarietà. Questa è una biblioteca del parco, realizzata per valorizzare e rivitalizzare un parco poco utilizzato. Raccolta differenziata, potabilizzazione con raggi ultravioletti di alcune fontane, introduzione di una forma particolare di carpooling. Qui siamo appunto a Budelli, uno degli articoli dei giornali, perché poi nel giro di pochi giorni sono arrivati contributi da tutto il mondo, veramente.
Beh, poi ho fatto meno dei libri, via i libri sia di matematica che di scienze, perché in una didattica esperienziale dei libri potevo fare benissimo meglio, i libri se li costruiscono i ragazzi attraverso i loro quaderni di campo. E via anche i compiti, aboliti del tutto. Maurizio Parodi, che probabilmente conoscete, è animatore del movimento Basta Compiti, lo dice da anni, e in effetti è così, ho toccato con mano come i compiti obbligatori, vessatori, discriminanti, che distruggono veramente anche il clima delle famiglie, possano e debbano essere eliminati. Che non significa ovviamente proibire di fare attività interessanti, anche suggerite ma non imposte, oppure che alunni particolarmente interessati alla matematica o ad altro continuino a farlo a casa, ma è una scelta. L'orario di servizio degli alunni è quello a scuola, quando hanno il loro insegnante davanti, e non quando hanno genitori che in certi casi sono in grado di aiutarli e in altri no. Questa è una discriminazione gravissima. O ci sono bambini, anche alle elementari, che passano il sabato e la domenica a fare compiti. Questo è veramente allucinante. Ecco, poi ovviamente abbattuta anche la barriera delle verifiche e dei voti, già si è stata accennata all'autovalutazione. Sono indispensabili le verifiche, ma non è mica vero che sono indispensabili. Rodolfo di Biella Cresce, l'associazione con cui collaboro, che è stato un paio d'anni fa in Finlandia, ha fatto un giro per le scuole, è stato anche in una scuola sperduta nell'estremo nord e ha chiesto, l'insegnante non faceva verifiche, e gli ha chiesto, ma come fai a valutarli? E questo insegnante l'ha guardato come un marziano e gli ha risposto, ma li conosco. Ed è effettivamente così. Per cui io ho preso a lasciar fare, anch'io li conosco, io non sto fermo in una cattedra che non esiste nemmeno più, io vedo quello che sanno fare. Ogni tanto le verifiche le facevamo, ma facoltative. Vuoi fare la verifica, vuoi metterti alla prova, falla. Per cui dice no, io so già fare le cose, penso di avere un buon livello di competenze. Dice, è vero, è così. Qualcun altro, no, non mi sento ancora pronto a fare una verifica. Benissimo. Quando poi la verifica veniva fatta, si potevano scrivere anche sulla verifica delle osservazioni personali. I voti, via le insufficienze. Quando un alunno capisce che viene a scuola non per il voto, per copiare, per rubacchiare, ma che viene per se stesso, le insufficienze non servono più a niente. Non vuol dire dare lo stesso voto a tutti, ma significa scrivere una cosa di quel genere. E questo è dimostrato che funziona, perché io nelle verifiche non ho mai usato barriere o verifiche o compiti in classe diverse dall'uno all'altro. Erano vicini, i risultati erano assolutamente diversi, non si sognavano nemmeno di guardare nel foglio del vicino di banco. Poi ho pensato di mettere anche questa, perché è una cosa interessante, una verifica di italiano, questo è un tema, un alunno un po' problematico, un paio d'anni fa, quando avevo un bravissimo insegnante precario siciliano, bravissimo nonostante fosse precario, questo lo dice lungo su quanto insegnare sia questione di talento che sia dentro, non soltanto di qualcosa di certificato dai concorsi. Ecco, aveva assegnato quel tema, vuotare a 16 anni. Un alunno intelligente ma particolarmente problematico gli ha consegnato il foglio senza neanche una parola scritta. Poteva scegliere di dargli 0, di dargli 1, di scrivergli qualche parolaccia. E invece quello non è il tema, quello è il giudizio dell'insegnante, che gli dice, è inutile dirti che possiamo soltanto migliorare, abbiamo qualche mese per esercitarci, insomma. Io rispetto la tua trasgressione, però mi aspetto molto, molto da te, puoi essere veramente molto migliore. Insomma, l'ha incoraggiato, e questo è questo sottotitolo dei grossi risultati. Ecco, tornando comunque i voti numerici ci sono, e o si fa come, ci sono in realtà un po' ancora anche alle primarie, perché mettere una A, un buono o un 8 non è che cambia.
cambi poi molto se si rimane nella logica dei voti. E quindi o si fa come Alberto Manzi, che scrive quello che può fare fa, quello che non può fare non fa, facendo disobbedienza civile, andando consapevolmente contro le sanzioni, oppure si può fare in altro modo. Io ho fatto in altro modo. Intanto, come facevano le colleghe, mi limitavo a certificare quello che era sbagliato quando c'erano le verifiche, o comunque al di là delle verifiche, gli esercizi. I voti numerici, dato che ci sono, se li mettevano, lasciavo che se li mettessero loro. Ognuno proponeva il proprio voto. Erano sempre azzeccati, assolutamente azzeccati. Io scrivevo da una parte quello che mi aspettavo e spesso anzi erano sottostimati. E poi alla fine del quadrimestre una bella lettera personale, in termini di valutazione dialogica, io una lettera personale a ogni alunno. E questo certo che porta via molto più tempo che mettere un 5, un 6, un 7. Una lettera personale su quello che era andato bene, non andato bene, ma anche proprio sugli aspetti relazionali. E lo stesso ricevevo da loro, ogni alunno, una lettera a me. Caro prof, ti voglio dire che in questo mi sei piaciuto, in questo sei stato più bravo, ma soprattutto interessante, in questo non mi sei piaciuto. Quella volta tu non ti sei magari visto allo specchio, ma io ti ho visto e hai sbagliato in quello. Oppure quella cosa dovevi trattare in un altro modo. E questo è mettersi, è valutarsi, è autovalutarsi, è mettersi in discussione. Ecco, una serie di, è stato detto, la libertà, libertà e regole, regole condivise. Le regole funzionano soprattutto quando sono condivise. Una regola carina che abbiamo è quella, che però in realtà non è una regola, è una facoltà lasciata alla libertà di ognuno, di indossare una felpa eco-solidale di identità. Ogni anno di colore diverso. Beh, i cellulari, un'altra regola è questa, i cellulari vengono consegnati al mattino. Ecco, vado alla conclusione, non si pensi che una scuola concepita così a bassi livelli, anzi, mi sono reso conto che li alzi i livelli. 5 nostri alunni, con il progetto Non si sbudare in Italia, sono stati invitati a fare una lezione alla Facoltà di Economia della Cattolica di Milano, una lezione laureata, una lezione di statistica sul crowdfunding, sugli aspetti di marketing innovativi di quel progetto. Poi hanno vinto innumerevoli premi di matematica, sia a livello individuale che di gruppo. Ecco, questa è appunto l'esperienza di crowdfunding, premi di matematica. E qui ci sono le nostre alunne con la maglietta di Fridays for Future per concludere questa rassegna, l'impegno ambientale che è una delle priorità sicuramente di questa scuola. E concludo facendovi vedere, se siete interessati, il mio approccio è anche in questo libro, Una scuola a misura dei sogni, ho raccontato quello che ho fatto e come secondo me dovrebbe essere una scuola. E l'ho raccontato anche in forma di romanzo. Questo romanzo, Ananda, è la storia di quattro tredicenni. In questo caso è una storia fantastica, ma che ha a che fare con un modello profondamente diverso di scuola. Una scuola in cui ci sia il piacere per la scoperta e anche un posto dove ci sia spazio per l'avventura. Vi ringrazio. Sono una dirigente scolastica di una scuola di Varese che ha
la fortuna di avere al proprio interno una storia innovativa, una che è partita decenni fa con il primo progetto di scuola primaria a 40 ore, che 40 anni, che va 50, che va avanti così, quindi, e che ormai ha una scuola nel mondo, il mondo della scuola, no? E poi all'interno di questo bel panorama di una scuola comunque già innovativa, ho insegnato per tanti anni come docente di lettere al liceo Manzoni a Varese, quindi ho fatto il tempo a fare il magistrale, il socio pedagogico, il linguistico, e la vedevo già sui libri di pedagogia, questa scuola della 4 novembre, no? All'interno di questo contesto, tanto davanti non ho nessuno, posso anche dire, ho giocato una mascherina, si è poi realizzata l'altra modalità innovativa, che è quella che è stata presentata la volta scorsa, che è il progetto Una Scuola. Quindi ho primo questa fortuna di essere una scuola che ha già nella scuola primaria, per queste due ragioni, vissuto il percorso del rinnovarsi, del cambiare, dell'aver voglia di cambiare. Chiaramente io condivido pienamente quello che diceva il professor Paschetto, bisogna capire che quello che magari era stato rinnovato 40 anni fa non può mantenersi adesso, perché ha bisogno di nuova linfa, e anche l'esperienza progettuale più recente, quella di una nuova scuola, credo che abbia proprio perché l'autovalutazione c'è anche degli insegnanti, imparare a leggere magari nuove prospettive. Abbiamo un'altra fortuna, quindi ce l'abbiamo proprio tutte, che proprio l'anno 21 verrà costruito un nuovo edificio scolastico che metterà assieme, e quindi io quando mi sentivo dire noi abbiamo il parcheggio di mezzo e cerchiamo di superare la barriera del parcheggio, metterà insieme, con un alto valore pedagogico, che vale di più di quello nostalgico, ecco, mettendo proprio insieme, no, un unico edificio. Abbiamo avuto di recente la possibilità di vedere il progetto, credo lo vedranno bene anche tutti i docenti, credo, mi pare di aver capito che verrà presentato anche a loro, questa possibilità anche di spazi da costruire, e chiedendo proprio anche ai docenti il contributo in questa costruzione degli spazi. E credo che questa sia davvero un'altra grande fortuna. E la terza fortuna è quella che io potrei andare in pensione all'anno 21, perché ho 41 anni, è qualcosa di servizio, quindi mi compio a luglio, per cui credo che da settembre, ma siccome ne ho 60, rimango fino al 67, per poter vedere davvero anche una scuola media così della mia scuola. E quindi abbiamo dei consigli da chiedere oppure andiamo avanti? No, via sereno. Un consiglio da chiedere adesso? Tenetevi liberi, mi dite quando potete venire a scuola a parlare. Questo ve l'avrei chiesto dopo, lo chiedo ancora un popolo. Sì, ecco, tra l'altro è stato citato appunto il mio inserimento nel 2019 tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize. E io avevo già dei riscontri che queste pratiche di abbattimento delle barriere, di innovazione scolastica, dessero dei risultati positivi. Poi quando la Barclay Foundation mi ha dato questo riconoscimento, beh, ho avuto la conferma, allora ho pensato, beh, è proprio la strada giusta. Quando sono stato a Dubai 2 anni fa, al Forum Mondiale sulle competenze e l'educazione, e ho conosciuto appunto gli altri finalisti in questo top 50 di tutti i continenti, ho visto che il denominatore comune, che si fosse in Colombia, in Kenya, in Brasile, negli Stati Uniti o in Russia, era proprio questo, la introdurre elementi di innovazione. Anzi, molte di queste scuole hanno presentato un report in cui per un anno intero avevano messo in paragone le competenze di un gruppo di una classe tradizionale e una in cui invece erano introdotte
delle innovazioni, di qualsiasi genere fossero. E in tutti i casi, dimostrato statisticamente e matematicamente, i risultati erano enormemente migliori nel caso della classe innovativa. Innovazione, mi ricordo ad esempio il caso di un insegnante di Bogotà, poteva anche voler dire ridurre la tossicodipendenza e il numero di delitti o di aggressività, perché tra quegli insegnanti c'erano anche quelli che dicevano: beh, io per uscire come esco, metto un piede fuori dalla mia scuola, prendo un taxi, se no mi uccidono. Non mi uccidono i miei studenti perché non mi hanno, ma mi uccidono in arco, se mi uccidono vengo ucciso dalla malavita dilagante nel quartiere. Per cui molti arrivavano da situazioni anche estremamente difficili e con la loro azione avevano dimostrato che l'educazione è davvero l'arma più formidabile che abbiamo a disposizione per cambiare il mondo, come diceva qualcuno di molto importante. E l'insegnante keniano che in quei casi ha vinto, era un religioso, era un frate, me ne sono accorto solo alla fine, tra l'altro, quando è salito sul palco con il suo saio francescano e vicino contrastava con il saio bianco dello sceicco degli Emirati Arabi. Era un bel contrasto, veramente. Però si è preso $1 milione e con $1 milione lui in quella comunità fa delle cose straordinarie, già ne aveva fatte. Dava, nonostante lo stipendio misero, la gran parte del suo stipendio per lo lasciò alla scuola, lo lasciò ai suoi alunni. Però, pur essendo in Kenya, con pochissimi mezzi, i suoi alunni avevano già vinto dei premi internazionali di scienze negli Stati Uniti. E questo dimostra che insomma, l'innovazione e la passione porta veramente lontano. Volevo chiedere una cosa: si è parlato di superare le barriere, mi chiedo le barriere invece che si incontrano all'interno dei corsi di classe, dei docenti. Cambiare le relazioni non soltanto tra insegnanti e alunni, ma tra insegnanti e insegnanti, insegnanti e dirigente, evidentemente è fondamentale. Però io posso solo offrire la mia esperienza da un angolo di valutazione, quindi da un'angolazione molto limitata, che è appunto la mia, anche se sono consapevole da quel che sento dire, da quel che vedo, da quel che leggo, che ci sono dei grossissimi problemi. E allora bisogna porre una grandissima attenzione anche alle relazioni interne. Io, come vi ho detto, ero in quella scuola da tantissimi anni. Ero un po' visto come il simbolo di quella scuola. Poi sono arrivati altri insegnanti, ovviamente anche nella mia scuola c'era un grosso turnover. Ci sono due modi per affrontare il problema. Uno, imporre le cose, non considerare, soprattutto se sono insegnanti giovani. E l'altro modo invece è valorizzarli, accoglierli, essere accoglienti così come si deve essere con gli alunni. Cercare spazi di progettazione. È stato ricordato il grosso problema della scuola media, che non ha spazi di progettazione istituzionalizzati, anche se io credo che all'interno delle 40 ore degli spazi si possono comunque trovare, non è che siano sempre utilizzate delle 40 più 40. Però sicuramente creare un clima di armonia, perché se non c'è il clima di armonia è finita. Nella mia scuola siamo riusciti a farlo, appunto essendo io e poi un altro collega che adesso è diventato dirigente con cui collaboravo, abbiamo fatto questo, abbiamo cercato cioè di tirare dentro man mano che arrivavano gli insegnanti, quelli più giovani che spesso poi cercavano di tornare in quella scuola. Li abbiamo coinvolti tutti? No. Una minoranza? No, però non una minoranza boicottante, una minoranza che è rimasta nella sua impostazione tradizionalista, ma appunto una minoranza che non ha
non ha creato problemi. L'altro aspetto è il rapporto tra dirigente e insegnanti dei consigli di classe. Poi nei consigli di classe ci sono anche i genitori, che per me, per noi, sono una risorsa fondamentale. Noi genitori non li cacciavamo fuori, anzi li tiriamo dentro in tutti i modi. E addirittura abbiamo da qualche anno lanciato un'attività, un'iniziativa che si chiama Glass Class, attraverso cui i genitori possono venire in classe ad assistere alle lezioni. È una forma di trasparenza e di partecipazione. Però dicevo, il rapporto tra il dirigente e insegnante. Io ne ho passati 10 o 11 di dirigenti, direi 9 con dei rapporti estremamente positivi, alcuni 4 o 5 con un rapporto con loro veramente eccezionale, 2 pessimi, 2 dirigenti, 3 più 3 anni, pessimi, un'esperienza veramente... veramente brutta, e non nascondiamoci, ci sono anche dei dirigenti pessimi, come ci sono insegnanti pessimi, come ci sono professionisti pessimi in tutti i settori. Hanno creato problemi, sì, hanno creato problemi, ma non più di tanto, perché il dirigente tutto sommato conta uno in molti casi, nel collegio docenti conta per uno, conta di più se lo si lascia contare di più, e spesso sappiamo che c'è un clima di accondiscendenza verso il potere, per poca voglia di opporsi, per ignavia, e il dirigente astuto questo lo sa e utilizza questa arma nel male, anche nel bene, fortunatamente. Però nella mia esperienza danni più di tanti non ne sono stati fatti, a dimostrazione che un dirigente come il vostro, in gamba, innovativo, che ci tiene, è un valore aggiunto. Il dirigente invece che rema in senso contrario, forse ne avete anche avuto sentore in uno di questi incontri, può far danni, a volte anche molti danni, ma se c'è la forza dei genitori, la forza degli studenti e possibilmente la forza degli insegnanti, si riesce ad andare avanti lo stesso. Aggiungo anche io qualcosa, Anna. No, vai. Allora, è inutile nascondersi dietro un dito, cioè i problemi esistono anche nella nostra esperienza scolastica, nostra, effettivamente ci sono, cioè, sia problemi, problematiche tra colleghi, sia problematiche con la dirigenza, come ben diceva. E qual è? Sono molto d'accordo, nel senso che bisogna lasciare aperte le porte. E ricordo anni fa, quando frequentavo l'università, ma sono passati 30 anni, in cui comunque queste cose si dicevano, non sono cose nuove. E la mia tutor mi diceva: la cosa fondamentale nella scuola è la relazione. Se non si ha cura della relazione, non funziona nulla. Relazione a 360 gradi, quindi con i colleghi, con chi opera nella scuola a vario titolo, quindi con gli educatori, piuttosto che con la dirigenza, e aggiungo con gli altri pezzi. Perché quando tu sei in un collegio docenti, almeno noi siamo una scuola con tanti plessi di primaria, 3 plessi di primaria, 2 di secondaria, 5 materne, no? L'atteggiamento è quello di chiusura, diventa una guerra, e noi l'abbiamo sperimentata questa guerra interna. E ancora la sperimentiamo, questa guerra interna, per cui quando ci sono i collegi docenti e dobbiamo prendere delle decisioni riguardo al nostro plesso, c'è sempre una levata di scudi da parte degli altri, no? E però allora l'atteggiamento può essere: leviamo gli scudi anche noi, però poi la guerra diventa infinita. E allora l'atteggiamento è quello sempre di cercare invece di allacciare dei ponti, delle relazioni, quindi anche con l'insegnante dell'altro plesso, cercare sempre una strada di comunicazione, ok? Poi non abbracciano l'innovazione, no, il nostro atteggiamento è: non dovete abbracciare la nostra innovazione, cioè quello che noi abbiamo scelto come nostra strada, perché la nostra strada l'abbiamo scelta grazie, appunto, come diceva Anna, Sonia, prima, grazie all'esperienza di innovazione precedente della nostra collega Rita, che ha già appunto insegnante di lungo corso, tantissime esperienze di innovazione. La sua volontà di innovazione è passata a noi,
E quando noi siamo andati a visitare questa scuola, noi siamo andati a visitare per la prima volta la Tor Gonzaga a Milano, dove già era attivo il modello senza zaino, siamo rimaste, non so, meravigliate. Cioè noi siamo usciti da quella scuola e diciamo, ah ma allora esiste, cioè allora esiste questa cosa qui, non si può fare. Poi noi abbiamo avuto questa gran fortuna di essere appoggiati dal comune che ci ha comprato gli arredi, sono stati apertissimi, no? Da questo punto di vista abbiamo realizzato le nostre aule, eccetera eccetera. Però secondo me l'atteggiamento è quello che diceva Paschetto, devi lasciare aperta la porta, poi piano piano vedi che passano le cose, non sarà la mia innovazione, sarà un'altra innovazione, ma la volontà di tanti docenti c'è, ci sono tanti docenti che hanno voglia di fare altro, che hanno voglia di cambiare. La nostra spinta è stata questa, no? Un po' era insita in noi, no? Questa volontà di cambiare, e quindi noi l'abbiamo trovata lì, ma non è detto che tutti la debbano trovare lì, no? Si trova in altre sperimentazioni, in altri modi. Però appunto lasciare sempre aperta la porta, nonostante i dirigenti, nonostante i colleghi, nonostante tutto. Sì, nonostante tutto. La secondaria, come anticipavo precedentemente, è stato più difficile, è stato più complesso il cambiamento, e ancora, come vi dicevo, siamo in cammino. L'impatto iniziale è stato di parziale chiusura da parte di alcuni colleghi. Perché? Perché si è fatto sempre in quella maniera lì, l'insegnamento. Quando arrivo in classe io devo mettermi alla cattedra, devo aprire il libro, il programma diventa il libro di testo sostanzialmente. Ed era difficile pensare a una modalità diversa. Quindi le prime barriere sono state davvero queste. Poi ci sono state barriere date dai dirigenti, sicuramente, perché come diceva Barbara, noi siamo un istituto fatto da più plessi, c'è un'altra secondaria che non abbraccia l'innovazione per adesso, magari ne abbraccerà altre, insomma, e ci sono stati momenti molto difficili, di scontri quasi aperti durante i collegi docenti. Però ricordo la dottoressa Santarossa, che è la dirigente che poi ha permesso di portare avanti l'innovazione, quando scelse le persone da mettere a coordinare senza zaino, scelse dei mediatori, lo disse con molta franchezza. Perché? Perché è necessario lasciare veramente l'apertura. La relazione era fondamentale ed è stata la relazione tra noi e i colleghi a fare in modo che anche gli altri, piano piano, io vi ho detto che siamo partiti nel 2015, siamo nel 2021 e ancora siamo in cammino, soprattutto per la secondaria, anzi la secondaria è entrata a regime forse l'anno scorso, 2 anni fa effettivamente, accogliendo ragazzi che avevano fatto i 5 anni di percorso senza zaino. Quindi attraverso l'apertura, relazione, ma sempre la costanza, la passione, il corpo docente può fare la differenza, a prescindere davvero a volte anche dai dirigenti che ci attraversano, insomma, negli anni. Aggiungo una cosa sola, cioè io vedo quest'anno i miei in uscita, in quinta, non vedono l'ora di andare alla scuola secondaria di primo grado, dove si aspettano determinate cose, cioè si aspettano costruire percorsi, si aspettano attività di scoperta, si aspettano tante cose, ma io sono sicura che lì troveranno persone in grado di accogliere quello che loro vogliono, quello che loro sperano. E perché ha ragione Anna quando leggeva tutte queste le frasi dei ragazzi alla fine, no? Loro queste cose ce le hanno dentro ed è bellissimo vederli, perché quando tu li lasci fare, no? Anche nelle attività, non so, di scoperta piuttosto che nelle attività di esercitazione, e li vedi lavorare a coppie, li vedi lavorare in gruppo, è bellissimo. Perché si parlano, si scambiano, si aiutano, fanno delle cose meravigliose, e soltanto stando lì a guardare ti rendi conto di una serie di processi, di una serie di ragionamenti, di una serie di costruzioni cognitive loro che sono fantastiche. Cioè io ho provato a fare una verifica io a Casendad,
perché in isolamento, loro erano a scuola e io fungevo da confessionale. Quindi loro stavano facendo la verifica, che avevo mandato io, e ogni tanto arrivava qualcuno e mi spiegava esattamente quello che stava facendo. Ed era bellissimo, io sono riuscita in quel momento a capire un miliardo di cose che non avrei capito in altro modo. Cioè loro arrivavano e mi dicevano, ma questo è fatto così? Ma... Era bellissimo. Io mi sono appuntata tutto, stile diario di bordo, e questa, quella è la vera cosa che ti permette di arrivare a dare una valutazione su questi bambini, cioè ascoltare quello che loro ti raccontano, come riescono a connettere tutte le cose che loro imparano, non soltanto da me, cioè, ma anche da tutte le mie colleghe. Ho una fortuna incredibile di avere delle colleghe fantastiche con le quali facciamo delle grandi cose, no? Però quando sono con me, hanno finito di fare quello che devono fare con me, possono fare quello che vogliono, possono fare italiano, possono fare geografia, possono fare, anche se non mi compete disciplinarmente, no? Perché non è una mia disciplina, ma fa niente, non importa. Come quando fanno lezione con l'altra mia collega e dicono, oh, ci esercitiamo in matematica, hanno le loro schede, hanno le cose, fanno, pregano, disfano. Poi sono autocorrettive, quindi hanno le auto... Io poi le vedo quelle cose che fanno, però è veramente bellissimo. Lasciarli liberi di provare, lasciarli liberi di parlare, di costruire veramente il loro sapere è una cosa bellissima, veramente bellissima. Scusate, io volevo aggiungere una cosa alla forza della comunità. Abbiamo parlato di genitori, di presidi, di colleghi, però è la comunità che ci dà forza. È la comunità che ci permette di andare avanti, perché da soli non facciamo niente. E quindi è perché il termine coprogettare è un termine importante, perché si va avanti insieme e si va avanti con tante intelligenze, con tante professionalità, con tante esperienze, con tanto di tutto quello che è ognuno di noi, piccolo, grande, non importa. I nostri genitori, tra l'altro, noi non potremmo esistere se non ci fosse un'associazione di genitori che si è anche costituita come onlus, per cui tutto quello che a noi è possibile fare, è possibile farlo grazie al contributo di questi genitori che si prodigano nel reperimento dei materiali, cioè tutto quello che ci necessita ci viene fornito da loro e anche loro mantengono la relazione. Quest'anno c'è stata l'ultimo anno c'è stata una forte crisi con loro, perché per l'organizzazione del Senza Zaino Day non sapevamo come coinvolgerli. Cioè, ci chiedevano fateci fare qualche cosa, però quel fateci fare qualche cosa in qualche misura è arrivato calato dall'alto, perché se prima tutte queste, della situazione pandemica si creavano le feste e si coprogettavano non solo con gli alunni ma anche con i genitori, quindi serve lo striscione, serve che facciamo questo, serve qualsiasi cosa. A quel punto erano loro a proporre, no? Quest'anno purtroppo le loro proposte sono state tutte disattese, perché è un momento di festa, no, facciamo il mercatino con i prodotti dei bambini, no. Quindi è stato difficile coinvolgerli, e a quel punto quando gli hanno detto guarda, possiamo fare lo striscione, va bene, però io ho sentito genitori, le mie colleghe non lo sanno, che si sono lamentati e hanno detto ma solo lo striscione ci hanno chiesto quest'anno. Quindi però questa è la forza, perché anche di fronte a un dirigente, quest'anno noi abbiamo avuto un dirigente nuovo, è un dirigente in anno di prova, quindi anche con poca esperienza sulla primaria soprattutto, perché ha più esperienza sulle superiori, quindi fresco di tutta una serie di cose, e quindi la forza di questa comunità che si è mossa quando lui ha partecipato ad alcune riunioni nostre di AGS, era commosso perché dice ah caspita, ma allora qua ci credete per davvero, e questo è quello che fa la differenza, perché se vado io da sola, andiamo là in due, non in tre, non bastiamo. E l'altro dato importante che ci fa capire che quanto la forza della comunità e dei genitori che ci stanno seguendo e ci stanno scegliendo, negli ultimi 4 anni la scuola primaria è cresciuta di ben 4 sezioni, vuol dire che sono uscite due quinte e sono arrivate 3 prime per
per 4 anni consecutivi, nonostante il calo demografico che c'è in tutta Italia, non c'è solo in determinate aree, per cui questo è un buon segnale. A noi interessa che questo segnale arrivi anche dall'altra parte, per cui adesso ci serve la forza dei docenti, perché se escono 3 docenti e servono 4 docenti o 5, non bastiamo, quindi questa è la forza. Sì, un'altra cosa che per esempio ha funzionato molto, che purtroppo adesso anche qui per queste questioni di distanza non si possono fare, erano le lezioni aperte ai genitori. Per esempio, una cosa che funzionava molto bene, all'inizio facevamo praticamente un paio di volte l'anno, li invitavamo e facevamo ai genitori le lezioni che facevano i bambini, cioè tutte le attività che i bambini facevano a scuola le riproponevamo ai genitori in modo che loro potessero capire che cos'era tutta, come si coprogettava, come si faceva lezione, attività scoperta, e aveva funzionato molto molto bene, nel senso che loro si mettevano in gioco, no? Si mettevano a isole e tra di loro cercavano di fare quello che i bambini facevano a scuola, e era stato molto positivo, e anche lì questo aiuta a creare la relazione, no? Perché fondamentalmente si devono fidare di quello che la scuola fa, e quindi questo era stato un'altra cosa. Sì, sì, poi secondo me l'ultima cosa è che ci vuole appunto fiducia. I genitori, anche nella secondaria, vanno visti come una risorsa in aiuto e non come chi debba per forza ingerire nella tua attività, anzi sono in aiuto, sono stati anche per la secondaria una grandissima risorsa, fondamentale, a partire dalla logistica fino alle attività didattiche, perché anche noi anche quest'anno abbiamo aperto le lezioni ai genitori via Meet, ovviamente, però il fatto che loro vedano che ad esempio la lezione frontale è ridotta al minimo, anzi forse non parliamo neanche di lezione, io ogni tanto parlo con i ragazzi, facciamo degli incontri insieme, sperimentiamo, e che poi c'è una progettazione, una collaborazione tra loro, lavorano insieme a Isola, ha fatto veramente tanto bene alla relazione tra noi docenti e i genitori, perché ci affidano i loro figli ed è importantissimo che si fidino di noi e che noi possiamo fidarci di loro. Ecco, io volevo prima di tutto ringraziarvi perché veramente mi avete emozionata e commossa. Sono una vecchia insegnante, 20 anni circa quella che era la scuola media e 20 anni circa le superiori, per cui mi sono ritrovata anche in tentativi o progetti che avevamo messo insieme con dei colleghi all'epoca del tempo prolungato. E passando poi alle superiori devo dire che ho riportato lì alcune esperienze della media, soprattutto nel biennio, quindi il lavoro a gruppi per fare conoscere tra di loro i ragazzi piuttosto che far fare, se si può dire, le lezioni dai ragazzi stessi. Però lì c'è stato lo scontro più grande con i colleghi e secondo me dovrebbe essere quasi obbligatorio che un insegnante della scuola superiore prima insegnasse alla scuola media per capire proprio da dove arrivano i ragazzi, che problematiche hanno, perché da questo punto di vista davvero ho trovato il vuoto, ho fatto molta più fatica a lavorare in quest'altro ambito. Quello che volevo chiedere è: quando avete in classe alunni disabili, io ne ho avuto nei vari cicli, o alunni stranieri che ancora di più in questi anni hanno proprio il problema ancora della lingua, posso immaginare magari come fate per la grande disponibilità anche, cioè proprio di lavorare insieme con i bambini e con i ragazzi. E poi mi incuriosiva anche, immagino anche qui positivamente, un riscontro da parte degli ex alunni, cioè che poi sono alle superiori,
scuola primaria, secondaria e inferiore c'è questo grosso legame, ma poi c'è uno stacco. Come vi dicevo, per quello che riuscivo cercavo di colmarlo, mi viene in mente il cosiddetto tema, io insegnavo lettere, i ragazzi sapevano che al loro tema sarebbe poi corrisposto il mio tema per loro, no? Mi veniva in mente anche l'esempio che appunto aveva fatto Giuseppe Paschetto. Ecco, le mie due domande erano queste, sui ragazzi disabili e stranieri e su un riscontro poi da parte degli ex alunni. Grazie. Allora, io forse mi sono espresso male all'inizio, ho detto che la scuola media è l'anello debole. In realtà l'anello più debole dal punto di vista metodologico è sicuramente la scuola superiore, perché man mano che passiamo dalla scuola di infanzia alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, quella di secondo, la scuola diventa sempre più tradizionalista. E, per cui andrebbe fatto veramente molto da questo punto di vista. È stato ricordato che io nella mia presentazione per un anno sono stato consulente per l'innovazione e la formazione della ministra Azzolina. E purtroppo è stato proprio l'anno che ha coinciso con, ahimè, con la pandemia, e quello di cui la ministra ha dovuto occuparsi soprattutto è stata l'emergenza. Però appena letta un suo proponimento, che secondo me andrebbe comunque poi perseguito, era quello di separare decisamente la formazione universitaria degli insegnanti da quella delle altre professioni, cosa che attualmente non succede. Quindi già fin dal primo anno dell'università tu scegli, e non soltanto quindi per la facoltà di formazione per la scuola primaria, ma per qualsiasi facoltà. E quindi si dovrebbe dar modo che anche le superiori ci siano insegnanti che abbiano delle competenze pedagogiche, psicologiche, relazionali, e che non siano solo padroni della loro disciplina, perché non è questo che interessa più di tutto. Per carità, interessa anche questo, ma interessa altro. E spesso si sente dire, in presenza soprattutto di casi difficili, ma io insegno la mia materia, mica che mi metta a fare lo psicologo o il pedagogista. Sì, tu devi fare il pedagogista o lo psicologo, se no cambia mestiere. Perché è quello che devi fare. E quindi mi sembra che manchi proprio a livello di formazione questo aspetto. Per la mia esperienza, per quanto riguarda i ragazzi con difficoltà, in particolare gli stranieri, che nel mio caso voleva dire Marocco al 90%, e ci sono stati anni in cui le percentuali erano anche molto elevate. Ho sperimentato, ad esempio, dato che vi ho fatto vedere una diapositiva sull'osservazione delle stelle, di come fosse importante far riconoscere il contributo dato dalla cultura araba, dagli arabi, dalla cultura del Nord Africa all'astronomia, non soltanto all'astronomia, e l'alunno marocchino o gli alunni marocchini che erano poi gli unici in grado di spiegare l'etimologia dei nomi di determinate stelle, altrimenti difficile. Creare l'autostima in quel caso è poi il presupposto per raggiungere anche altri obiettivi a livello di competenze. Quello che posso dire io rispetto alla mia piccolissima, proprio piccola, esperienza è che di solito attiviamo quella che viene definita differenziazione, che dovrebbe esserci sempre in tutte le scuole in realtà, perché ciascun ragazzo, e lo sappiamo, apprende in modo diverso, è diverso rispetto agli altri. Ciò che funziona, che abbiamo visto che piano piano funziona, in realtà è legato all'aspetto relazionale, cioè funziona la creazione del gruppo, che fa parte della creazione della comunità sostanzialmente, e all'interno della classe alla creazione del gruppo dedichiamo molto tempo. Attraverso la creazione del gruppo stabile, del gruppo coeso, che discute anche animatamente, che si confronta molto, anche
il ragazzo che ha più fatiche o il ragazzo straniero, allora acquisisce il suo ruolo all'interno della comunità, del gruppo classe, acquisisce quell'autostima di cui parlava il professor Paschetto, che permette poi dopo di lavorare con lui, magari affiancarlo ad altri ragazzi. Quando costruiamo le isole, le costruiamo spesso con i ragazzi, uno dei criteri è quello che ci si deve aiutare. E allora all'interno di un gruppo che è solidale, anche il ragazzo con fatiche, con disabilità o il ragazzo straniero assume un atteggiamento diverso nei confronti non solo degli altri ma anche dell'apprendimento. Vi voglio raccontare l'esperienza di quest'anno. Quest'anno sono prevalente in una classe prima, un bambino autistico ovviamente presenta come prioritario il suo problema quello della relazione, per cui quello che dove cade nella comunicazione spontanea. Quindi se tu gli vai a stimolare, eccetera, tendenzialmente è presente, è un bambino molto intelligente, però nella relazione chiaramente ha le sue cadute. Lavorando sul gruppo classe e facendo in modo che il bambino stesse a turnazione, perché poi si turna, anche lì ci si danno delle regole, che in ogni classe è diverso, perché c'è chi dice vogliamo stare in queste posizioni per un mese, chi vuole cambiare per ogni settimana, ognuno ha poi la sua organizzazione. Noi avevamo i cambi mensili, che poi dopo anche lì l'imprevisto, no? Bambini, siamo stati a casa in quarantena, cosa facciamo? Facciamo altre due settimane perché non abbiamo raggiunto il mese, oppure votazione, ok? Quindi anche questo è tutto concordato con loro, sono bambini di prima, ma sono capaci di capire questa differenza. E magari le prime volte le scelte non sono così consapevoli, perché magari non hanno il senso di una settimana, ma benissimo, hai scelto una settimana così adesso la vivi, e ti rendi conto di quanto era una settimana. Quindi insomma, l'aver fatto in modo che questo bambino entrasse a far parte di tutti i microgruppi e anche nel momento dell'agorà, dove chiaramente lui faceva fatica a rimanere per un tempo prolungato, perché questi se li fai parlare ti tengono in 3 ore in agorà, ci stai 3 ore in agorà se non fissi un tempo, quindi anche quello viene contrattato e stabilito, cioè lavora libera e lavora a tempo, anche degli interventi a tempo. Bene, questo ha permesso di vedere in questi ultimi giorni una comunicazione spontanea di questo bambino che vi assicuro fa rabbrividire. Perché? Perché interviene a proposito, perché interviene sicuramente non alza la mano, ma in maniera totalmente contestualizzata, facendo interventi a puntino, quindi magari urlando, va bene, ok, però lo sappiamo, e facendo rabbrividire tutti di fatto, perché tutti rimangono così, oddio, ha detto la cosa giusta al momento giusto alla persona giusta. E questa cosa è una magia che sicuramente non lavorando in questi termini, non so quando si sarebbe potuta realizzare. Probabilmente si sarebbe realizzata comunque, magari in un tempo più lungo. L'altra cosa è appunto l'individualizzazione, quindi il fatto che non tutti facciano la stessa attività contemporaneamente, cioè quello che sta facendo matematica mentre l'altro finisce la ricerca di geografia eccetera, oppure sta usando la LIM, ok? Il fatto che questo bambino stia facendo una cosa diversa non lo rende differente, ma lo rende uguale a tutti gli altri, perché ognuno ha scelto di fare quello che ha voglia di fare, quello che ha bisogno di fare, perché c'è il bambino che si dà dei compiti. Prima parlavamo dei compiti, io insegno matematica, il bambino che si rende conto che ha bisogno di esercitarsi nelle addizioni o nelle sottrazioni viene a chiedertelo: maestra, io non sono capace, come posso fare? Allora gli proponi: guarda, hai provato con questo strumento, proviamo con quest'altro, proviamo con i dati, proviamo con quest'altra cosa. E poi lo trovi impegnato. Posso lavorare con qualcun altro, mi scelgo qualcun altro. Bene, se ti serve ancora il farlo con qualcun altro, benissimo. E non copiano, collaborano.
oppure hanno la tendenza a lavorare ognuno per i fatti suoi, benissimo, come faccio a farli incontrare? Adesso vi correggete, provate a vedere se avete scritto tutte e due le stesse cose, e se non avete scritto tutte e due le stesse cose, provate a trovare una dimostrazione, se uno ha scritto che 2 più 2 fa 5, che lo dimostri che fa 5, trovate un sistema, allora dico i sassolini sulla linea dei numeri, no, ti ho detto che, allora, e discutono animatamente di questa cosa, fino a che a un certo punto arrivano e dicono allora chi aveva ragione, avete trovato un sistema, ah ok, quindi aveva ragione Tizio, e perché, che cosa sbagliava? E contava anche lo zero, va bene, si è già trovato l'errore, quindi la prossima volta non conterà lo zero. Sì, mi viene da dire che la cosa che funziona di più in assoluto è il contenitore, cioè è la classe, è il gruppo classe. Come diceva Sonia, se tu hai un buon contenitore, classe, i compagni fungono da contenitore, fungono anche da, so io, ho avuto esperienze anche di bambini estremamente difficili dal punto di vista del comportamento, eppure la gestione, se tu fai bene la gestione della classe, fai bene la gestione del gruppo, è il gruppo che ti aiuta. Nel momento in cui questo bambino ha dei momenti di agitazione, chiamiamoli così, è la classe che funziona, sono i compagni che funzionano. Non sono io che intervengo, sono loro che intervengono, sono loro che fanno da contenitore, e questa è forse la cosa, la forza di costruire bene un gruppo classe, perché ti aiutano tantissimo, sono loro che aiutano te, cioè non è l'imposizione autoritaria che risolve i problemi, è la regola condivisa, cioè se si decide che, come diceva Sonia, cioè ci sono gli incarichi, poi cosa funziona, soprattutto con gli alunni fragili? Allora, il fatto che io posso assumere, quando abbiamo deciso, il compito di fare delle cose. Io divento protagonista in quel momento lì, no? Quindi anche l'alunno fragile si sente valorizzato, se ha quel compito, lo porta a termine, eccetera. Quindi, effettivamente, quello che ti aiuta in queste situazioni è sono gli altri, sono i pari, sono loro. Anche nelle disabilità gravissime, io ho una disabilità gravissima in una classe, gravissima, eppure sono loro, cioè purtroppo a causa della sua disabilità riusciamo a coinvolgerla veramente poco, perché non si riesce in un altro modo, però ci sono dei momenti in cui c'è l'aggregazione, no? Il momento dell'accoglienza, il momento della merenda, il momento del saluto, il lavoretto a gruppo, vanno gli accompagni, certo ci deve essere la disponibilità di tutti, quindi se entrano in classe da me dicono ho bisogno i due lì perché andiamo a fare quella roba lì, fine. Cioè, certo che ci deve essere, come dicevamo prima, l'apertura, no? Però così funziona, almeno nell'esperienza personale nostra piccola, funziona questo. Io non ho risposto al secondo punto che lei ha proposto in merito alle scuole superiori, cioè alla relazione con le scuole superiori. I nostri ragazzi della secondaria di primo grado ancora non, o meglio, quelli che abbiamo insomma tra noi che hanno sperimentato appieno la scuola della responsabilità e senza zaino non sono ancora arrivati alla scuola superiore. Chi è andato alla scuola superiore ha sperimentato parzialmente, cioè ha fatto il percorso insieme a noi, però mi sento di dire questo perché comunque qualcosa hanno vissuto, perché stavamo sperimentando. Dipende un po' anche tanto da che cosa viene chiesto alle scuole superiori. Sicuramente sono ragazzi che hanno che potenziano dentro di loro la capacità di risolvere dei problemi e di appoggiare su di sé, su di loro delle competenze forti, quindi poi costruire sopra qualunque aspetto. Certo che se la scuola superiore è di tipo totalmente prestazionale, è un problema della scuola superiore, mi viene da dire, nel senso che dipende dal progetto di vita che hanno le scuole superiori su questi ragazzi, perché se il progetto è mi interessano i contenuti, allora è un discorso, cioè si fa tutto un certo tipo di percorso. Se il progetto invece che hanno dentro è voglio cercare di crescere delle persone, dei cittadini attivi, delle persone che pensino realmente a ciò che fanno, che comprendano la complessità della realtà, allora questi ragazzi sono
perfettamente adatti, adeguati, per pronti a fare le scuole superiori. Grazie. Qualche domanda che dare? Vuoi il microfono, Claudia? Sì. Se mi sentite anche così, posso provare anche senza microfono. Mi chiamo Liliana, non sono né docente né maestra, sono un genitore, ho tre figli, due scuole elementari e una grande alle medie. Purtroppo sappiamo tutti che le scuole sono molto lente nel approvare a tracciare la forza. Tenere il microfono vicino. Sì, ok. Sappiamo benissimo che le scuole sono molto lenti davanti a un approccio innovativo come il vostro. Io abito in un territorio dove non c'è una scuola che ha la vostra mentalità, il vostro approccio. E la mia domanda è, per dei genitori che abbracciano l'insegnamento all'aperto, l'esperienza, le attività, dove potrebbero trovare un aiuto, magari anche nell'organizzare le cosiddette mappe di cui ne parlavate prima, visto che è l'unica soluzione che vedono queste famiglie, magari è homeschooling, però che comunque sappiamo che homeschooling dà una certa limitazione in quanto riguarda i rapporti sociali del bambino, che sono molto importanti. Se mi potete aiutare, sono venuta per questo, per capire un attimo, perché magari ci sono dei genitori che non hanno la preparazione di un insegnante in quanto riguarda, non c'ho la laurea da insegnante, ma magari c'ha le competenze, l'approccio e l'amore che potrebbe trasmettere a un bambino, però non sapendo che cosa toccare per poter arrivare magari alla fine dell'anno con le competenze giuste e come magari organizzare in modo costruttivo. E lo so che è complicato, è molto complicato, però siamo dei genitori che magari vogliamo muoverci in qualche modo e ci troviamo un po' spiazzati da questo punto di vista. Allora, guarda, come dicevo all'inizio, la scuola statale, la scuola pubblica sta male, e ti faccio un esempio che riguarda proprio il paese in cui vivo. Alcuni anni fa la scuola di infanzia ha chiuso, perché è pubblica, perché è scesa sotto il minimo di 10. Il comune ha concesso a un'associazione Scuola del Bosco dei locali, hanno iniziato con 7 bambini tra i 5 anni. No, perché nel mio paese, per quel che la conosco, sì, è una buona esperienza con dei pro e dei contro, ma la dice lunga sulla necessità che ricoprono appunto le organizzazioni di homeschooling, le scuole nel bosco, le scuole steineriane, di una scuola di tipo diverso. Giusta la perplessità verso l'homeschooling, però la scuola pubblica si deve dare una mossa, perché qui è venuto a parlare Paolo Mai della scuola del Bosco di Ostia, un'organizzazione ormai grossissima, potentissima, che fa capire quali siano le praterie che si sono aperte. La scuola pubblica vuole lasciar fare? Che lasci fare? Le iniziative private prenderanno sempre più spazio, perché evidentemente c'è una malattia profonda. I genitori possono fare qualcosa, mi chiedevi questo? Sì, possono fare qualcosa, possono richiedere che avere un'interazione con gli insegnanti, con la dirigenza, chiedendo che si cambi strada. Sì, si può fare,
la forza dei genitori c'è, però il cambiamento deve venire all'interno, anche perché la scuola, come già dicevo nel punto in cui ho criticato la pratica dei compiti a casa, la scuola si fa a scuola, si fa con i propri insegnanti, non si fa con i genitori, a meno che appunto uno scelga la pratica rispettabile dell'homeschooling. Io poi rispetto gli asili del bosco, le scuole del bosco, queste iniziative private. Anche in quel caso, parlando di buoni e di pessimi, ce ne sono di ottime, di buone, ce ne sono di pessime, e come un po' in tutte le cose. Ma il vero problema che ponevi è appunto del vuoto di risposte verso una domanda che evidentemente c'è nel paese per una scuola diversa. Sì, la volontà c'è da parte dei genitori, purtroppo non c'è la risposta da parte della scuola. Allora noi come genitori non vogliamo stare con le mani. Sì, ma si è capito, ma le scuole, alcune scuole finiranno, come ti dicevo, quelle del mio paese, che andranno a chiudersi. E a beneficio di scuole private, e allora forse si renderanno conto. Questo, dato che si parla tanto di performance, non è un buon risultato di performance diminuire gli alunni. Loro hanno parlato di alunni che vengono anche da altri istituti. Nella mia scuola media una minima parte dei bambini, dei ragazzi viene nella scuola media, è del paese. La stragrande parte viene da fuori, addirittura da fuori provincia, addirittura da 30 km di distanza, incontrando 5-6 scuole medie lungo il percorso. Altre scuole seguono la strada contraria. Mi è capitato di sentire degli insegnanti, dei dirigenti scolastici di paesi scandinavi, dove le cose funzionano invece così. Ci sono una serie di obiettivi da raggiungere, uno degli obiettivi è anche quello. Non li raggiungi, ti penalizzo, ti tolgo una parte dei fondi e ti invito a raggiungerli. L'anno dopo non li hai ancora raggiunti e hai magari un gap anche rispetto a un altro obiettivo, ti affetto ancora di più il trasferimento di finanziamenti e tu potrai fare sempre di meno, finché quella scuola chiude, a vantaggio di altre scuole, ma è quello che già sta succedendo tutto sommato. A volte la miopia rispetto al cambiamento non viene dall'alto, perché secondo me ci sono ormai da tempo, il professor Paschetto ha citato il DPR 275 sul regolamento sull'autonomia, quindi ci sono le opportunità anche legislative per attivare dei cambiamenti alla portata di scuole statali. A volte la miopia non viene da lì, viene proprio da inerzie all'interno delle singole scuole che andrebbero superate. Esiste il cosiddetto rapporto di autovalutazione che le scuole devono stilare. Questo rapporto spesso viene visto come qualcosa di terribilmente noioso, inutile, e poi si trasforma in questo, ma l'idea, perché poi realmente si è trasformato in altro, l'idea è l'idea che sta dietro, la ratio effettiva, è che la scuola ripensi se stessa, e allora bisogna veramente muoversi, ecco, assolutamente. Invece, ascoltando la signora, a me viene una considerazione, da fare una considerazione sul tempo. Ha detto la scuola è lenta, come possiamo noi genitori avere una mappa per orientarci, nel caso appunto si parli di oscuri, per orientarci e sapere come arrivare alla fine dell'anno, quindi arrivare alla fine dell'anno e siamo di nuovo al tempo con le cose giuste. Ma di fatto le cose giuste non ci sono, la scuola è lenta ed è un fatto. Tu puoi avere l'idea più bella dell'universo, dopodiché devi passare attraverso tutta una serie di approvazioni e colleghi, consigli di istituto, insomma c'è tutta una trafila burocratica che veramente a volte fa scappare la voglia. È per questo che se hai un ideale lo persegui, se è un capriccio non vai avanti. E non puoi andare avanti da solo, perché per reggere a tutti questi step devi crederci per davvero. E in più, molto probabilmente, non arrivi subito, ok? È un passo dopo l'altro. Cioè, anche per attivare il nostro senza zaino, il nostro modello, in realtà abbiamo attivato un passo dopo l'altro.
Quindi primo anno vai a lavorare sugli ambienti, il comune ci dà una mano, bene, iniziamo a lavorare sugli ambienti e piano piano, anno dopo anno, sono state arredate le aule. Dopodiché il passo successivo è stato lavorare invece sulla mappa. Primo anno non c'era la mappa, perché dovevamo crescere noi, no? come persone agenti di quella cosa. Se tu non sei certo di quell'azione e non hai fatto tu una crescita, non puoi portarla ad altri. Si può insegnare solo ciò che si è, e di questo sono fermamente convinta. E quindi non c'è neanche una mappa che ti dica devi arrivare lì, devi aprire un percorso e lasciarlo andare. Non c'è una fine, siamo sempre in apprendimento, noi oggi stiamo imparando, non c'è un inizio e una fine, c'è uno stimolo che mi porta a imparare. Non dobbiamo arrivare da nessuna parte a fine anno, dobbiamo arrivare dove siamo e prendere atto del fatto che siamo arrivati lì. Ok, l'anno prossimo ricominciamo. Poi si parla tanto di innovazione, ma basterebbe leggere bene le indicazioni nazionali. Oh, bravo. Cioè, adesso voglio dire, basta leggere quelle. Non ci sarebbe bisogno di agganciarsi a modelli, non ci sarebbe bisogno di cose strane, ma se si leggono le indicazioni nazionali come Dio comanda, lì c'è dentro tutto. E se tutte le scuole pubbliche, perché a me dispiace questa cosa della scuola pubblica, io sono insegnante in una scuola pubblica, voglio stare nella scuola pubblica, perché la scuola pubblica deve dare un servizio, è obbligata a dare un servizio, ed è obbligata a dare un servizio di qualità. Non è giusto, lo dico anche come mamma, non soltanto come insegnante, non è giusto che mio figlio abbia una disparità di formazione in base alla scuola in cui va, perché? O in base all'insegnante che ha, perché? Se l'indicazione ministeriale mi dice che questa è la scuola, questa deve essere la scuola, e basterebbe quello. Effettivamente è così, cioè se ci si pensa poi a fondo, no? È quella la scuola. Se ci fosse veramente la scuola, se la scuola pubblica aderisse a quelle che sono le indicazioni del ministero, saremmo tutti così, nessuno escluso. Vedi, gli insegnanti sono bravissimi a erigere dei muri di gomma, e il principale elemento dietro cui si trincerano si chiama libertà di insegnamento garantito dalla Costituzione. Se non che a leggere bene anche questa cosa, c'è scritto libertà di insegnamento funzionale. E questa è la parolina magica di cui si dovrebbe tenere conto. Allora, io vi ringrazio per quanto ci avete raccontato adesso, anche in difesa della scuola pubblica, perché uno degli intenti del Fridays era proprio quello di dare luce a quanto la scuola pubblica si muove con tutte le fatiche del caso. Ma come voi che siete qui adesso, abbiamo incontrato in questi giorni tanti insegnanti che si danno da fare, altri sono venuti ad ascoltare, quindi presumo che nelle loro classi, nelle loro scuole, portino avanti delle idee che siano coerenti con le indicazioni ministeriali. Alla mamma mi permetto di raccontare quello che è successo a noi come genitori. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare degli insegnanti che erano molto motivati e hanno scelto loro di portare avanti un progetto di scuola differente. Noi, come spero, abbiamo cercato di sostenere quelle che erano le loro idee di insegnamento, dando disponibilità a reperire materiali, a trovare spazi. Ecco, abbiamo forse esagerato nel trovare iscritti, anche questo ha spaventato un pochino la scuola, perché poi sembrava veramente che ci fossero troppi genitori, troppe famiglie a richiedere quel tipo di insegnamento. Però ecco, secondo me partire dagli insegnanti, ce ne sono tanti che sono bravi nella scuola pubblica, che sono motivati a trovare dei percorsi di insegnamento differenti, mi viene da dire più coerenti con i tempi in cui viviamo rispetto al passato, e perciò con tanta pazienza provare a cercarli. Secondo me si trovano, adesso non so dove vivi tu, ma
probabilmente qualcosa, se non lì di vicino, secondo me ce n'è, ne abbiamo incontrati tanti. E invece ho una domanda per il dottor Paschetto. Il professor Paschetto, adesso lei non insegna più, volevo capire, ha detto che tanto della scuola di Mosso si è creato attorno alla sua figura che era lì da tanto tempo, adesso che lei non insegna più, non è più in cattedra la mattina, cosa, in cattedra che non c'è, nella cattedra segnata dal Ministero, come prosegue l'esperienza, come sta andando avanti? Ma guarda, sono comunque ancora in contatto con questa scuola, mi consultano, mi chiedono di dare una mano, e sarebbe stato veramente un disastro se andandomene fosse crollato tutto. Sì, avrei potuto lasciarmi andare all'autocompiacimento e dire, boh, visto, non ci sono più io, ero io che tenevo in piedi tutto quanto. Però, come dicevo già prima, ho cercato di costruire attraverso dei rapporti con i colleghi il futuro, anche non solo il presente, ma il futuro della scuola. E per fortuna c'è una parte di colleghi che è rimasto, che sta seguendo questa linea. E per cui continuano ad arrivare i ragazzi, i bambini da fuori del territorio. E in questo senso funziona. Poi chiaro, come dicevo, c'è la parte refrattaria, però non è una parte che boicotta. E per cui le cose stanno andando avanti, procedono. Posso aggiungere una cosa? È la stessa paura che aveva la nostra collega Rita quando è andata in pensione lei, perché lei è stata il motore di tutto, no? Però lei ha sempre insistito molto, ed è giusto, sulla responsabilità diffusa. Cioè, non è solo la persona dà vita all'innovazione, ma poi la responsabilità deve essere distribuita anche alle altre che rimangono. Quindi noi siamo un plesso dove io ho una mansione, Sonia ha una mansione, altre mie colleghe non ci sono qua stasera, noi siamo in rappresentanza di tutto il nostro plesso, altre nostre colleghe hanno altre funzioni all'interno dello stesso plesso, e quindi manca una, c'è l'altra, e questo è importantissimo, perché altrimenti muore tutto. Perché volevo riagganciarmi a quello che avevo detto di prima rispetto alle indicazioni nazionali che ci sarebbero tutti, e non ho potuto fare a meno di pensare con amarezza che noi stiamo vivendo il contrario, nel senso che noi, non voglio essere presuntuosa, spero che non pensiate che sono presuntuosa, però noi come gruppo dell'innovazione, che in realtà magari con i nostri errori, con le nostre pecche, con la nostra inesperienza, però sicuramente con la nostra motivazione, con la nostra volontà, stiamo, credo, cercando di mettere in pratica le indicazioni nazionali, dobbiamo essere sottoposte al giudizio, al vaglio delle colleghe nella scuola tradizionale. Io rispetto, però l'unica cosa che chiederei è rispetto per loro. Invece noi adesso siamo in quarta, l'anno prossimo saremo in quinta, stiamo già pensando con angoscia, con ansia, con non so con che cosa. Io poi, vabbè, io sono la più vecchia di tutte, perciò posso dire, questa esperienza che ho tanto desiderato l'ho fatta, poi andrò in pensione, però cioè, mi dispiace, trovo ingiusto, ma trovo veramente ingiusto, io l'ingiustizia non la sopporto, che a noi la libertà di insegnamento non sia concessa. Scusate se dico noi e loro, ma è la realtà del nostro collegio docenti. Allora, loro, in virtù della libertà di insegnamento, continuano a dire che nessuno le potrà mai obbligare a fare quello che... Però noi siamo qui già da 2 anni a pensare cosa ci succederà quando uscire, cioè l'anno prossimo poi noi dovremo presentare l'offerta formativa dell'anno dopo, e queste sicuramente si coalizzeranno per impedirci di fare una cosa che noi non abbiamo mai pensato di imporre a loro, abbiamo solo chiesto lasciatelo fare a noi, solo questo chiediamo, e che poi noi saremo in linea con le indicazioni nazionali, mentre loro non lo sono, però loro, siccome si è sempre fatto così, vanno avanti. Cioè, era solo uno sfogo, ma dirlo. Ma è lì che conta il grande potere di arrivare. Il grande potere di
dirigente in questi casi conta nel dire occhio che libertà di insegnamento non vuol dire libertà di fare tutto quello che vuoi, ci sono indicazioni nazionali che devi rispettare. Però conosci bene le armi di un collegio docente, alcune volte viene messo con le spalle al muro anche il dirigente, deve stare attento come parla. Insomma, fino a un certo punto, perché se le indicazioni nazionali sono... sono norma, sono legge, quelle bisogna tenersi. Poi te l'ho detto, il muro di, sono bravissimi veramente a erigere muri di gomme e a difendere interessi spesso di corporazioni, gli insegnanti. Per cui anche in questo caso ce la fanno molto bene a girare la frittata. Le competenze che devono essere certificate alla fine del ciclo sono competenze che hanno a che fare con competenze chiave di cittadinanza di carattere trasversale. Cosa viene fatto spesso? Vengono date le medie dei voti. Fammi vedere come hai insegnato a imparare a imparare, o la competenza sociale, la responsabilità sociale, cos'è? Non è il voto di tecnologia o di storia, o la media dei voti che hai. Dimostrami come l'hai fatto. Spesso questo non succede, ma dovrebbe succedere. No, invece io volevo sottolineare il discorso della corresponsabilità, cioè di quanto è importante suddividersi i compiti, non solo perché così vai avanti, perché ripeto, dal mio punto di vista, ma penso che per voi da soli non si va avanti, no? Quindi se mi trovo poi il muro del collegio all'approvazione, ragazzi, siamo due contro 100. Non funziona così, ma volevo dargli un valore anche qui educativo e pedagogico, perché il fatto che noi ci dividiamo i compiti va anche a valorizzare i nostri talenti, cioè tu sei capace di più nella parte informatica, logistica, eccetera, ok, allora tu ti occupi di questa cosa, cioè, dove non arrivo io arriva l'altro, dove non arriva l'altro arrivo io. Cioè ci sosteniamo a vicenda e dove non può appunto esserci uno c'è l'altro, ci compensiamo, per cui ad esempio anche la nostra referente scolastica che invece è più in termini amministrativi, no? Più burocratici, eccetera, quindi ha più questo ruolo, questa funzione, e allora lì cosa ci vuole? Un coordinamento stretto, perché quando noi vogliamo fare appunto senza zaino dei e ce ne veniamo fuori con le nostre idee strampalate, magari portate da un alunno che vuole, che insomma, o da una classe che vorrebbe fare, costruire, in tempi di pandemia, aspettate un momentino, dobbiamo prima parlare con la referente di plesso che ci dice la normativa e vediamo dove possiamo fare, che cosa non possiamo fare, ma in modo collaborativo, non né coercitivo, non noi siamo senza zaino, quindi no, facciamo così, ma neanche, quindi ci sono delle normative, ci sono delle normative sanitarie, le rispettiamo, no? E questo i bambini tra l'altro lo capiscono, le famiglie lo capiscono, cioè se non si può fare la festa, non si può fare la festa. Però allora che cosa si può fare? Proponiamo, troviamo un compromesso, e quindi con questa collega che ha quindi più questa funzione di guarda spartiacque, no? È il nostro limite, sì, fino a lì possiamo andare, oltre no. Possiamo chiedere questo, sì, quello, no, va bene, giriamo. E però ci deve essere forte questa cosa qua, perché se non c'è diventa la normativa, la legge, la burocrazia, e si fa così, si è sempre fatto così e tutto il resto non può passare. Poi mi veniva anche da dire questa cosa rispetto a quello che dicevi tu, no? L'importante è lasciare un segno, cioè io sono convinta che voi abbiate lasciato dei segni non solo ai bambini che avete avuto, che adesso lascerete, ma anche ai colleghi, perché secondo me sotto sotto anche nella collega che non vede di buon occhio queste cose, però non lo so, io nella mia esperienza, cioè qualche cosa gli lasci, che poi sia difficile che lei ammetta, allora è un altro discorso, però qualcosa lasci. E quindi se io mi sono commossa quando stai parlando, perché mi sono ritrovata all'interno di questa cosa, perché anche noi le abbiamo fatte, abbiamo subite queste cose qua, solo che noi abbiamo la differenza nostra è che siamo un plesso grosso, noi
che abbiamo 14 classi e abbiamo 270 alunni l'anno prossimo, tutti senza zaino. 270 sono tanti, l'anno prossimo. 4 misere classi con tutte le... Quindi ti capisco. 12 classi, 4 è il primo anno in cui sono arrivata io, appena ho parlato, non posso dirlo. 3, scusa. Ho fatto il tempo solo a nominare la cosa, mi hanno fatto stare quante ore in un collegio. Sì, sì, ma capisco. Noi siamo partiti con due classi di seconda. Due. Non ti dico quel collegio docenti, cos'è stato. Ma noi abbiamo anche scusa, una delibera in cui hanno detto che quella era la prima e l'unica volta in cui sarebbe partita questa cosa che avremmo concluso noi, a parte una delibera illegittima, però allora hanno preteso che si mettesse a verbale che dopo la nostra conclusione non se ne sarebbe più parlato. Questo abbiamo detto. Senti, qualcuno dei nostri motivi pensa questo. Però la frase sempre fatta così non si può più sentire, cioè, ma in nessun ambito, cioè nel lavoro da tutto punto, cioè ma è una cosa veramente. Ma la cosa, la forza è però che tu magari non avrai la delibera del collegio docenti che ti permetterà di farlo, ma fare lo stesso. Cioè, certe cose sì, sicuramente, certe cose. Ma io sono certa che comunque. Allora adesso, al di là del fatto di aver fatto questa scelta di aderire a un modello, no? Quindi ti dà dei paletti, ti dà un contenitore entro cui muoverti e quindi diventi anche più capace di capire la direzione, dove stiamo andando. Ma molte di queste pratiche, noi insegniamo, non siamo proprio insegnanti che abbiamo iniziato a insegnare 5 anni fa, quindi voglio dire, arriviamo da varie esperienze, per cui molte di queste pratiche già le attivavamo in classe, poi certo eri l'insegnante pazza che spostava i banchi e che faceva lavorare gli alunni in corridoio e che se ci dovevano prendere le misure e gli dicevi sì, ok, vai pure il cortile, ti guardo dalla finestra, veniva fuori un pandemonio, no? Quindi la differenza qual è? Che a questo punto nel cortile non ci sono più solo i miei alunni, ma ci sono gli alunni di tutte le classi che stanno facendo la stessa cosa. Quindi è proprio un... E questa è appunto la forza, ma anche domani non ci fosse più senza zaino, ma io non potrei non attivare questo tipo di pratiche, non sarei capace di fare diversamente da quello che faccio. È una riflessione che facciamo spesso questa, cioè è una cosa che non lasceremo mai, nel senso che anche se veramente dovesse finire tutto per un qualsiasi motivo, quello che la mentalità che ci siamo create, il modo di lavorare, io quando entro in una classe normale, chiamiamola non standard, chiamiamola standard, cioè a me mi prende una tristezza che mi viene male, queste pareti verdi, la cartina dell'Italia, poverina, che in realtà mi dice, ci fai una cosa, non lo so, no? Così, però alcune classi nostre sono, cioè alcune classi di altre sono così, c'è tristezza infinita, no? Poi ognuno c'ha troppo, cioè giustamente, c'erano dietro la libertà di insegnamento e a me questa frase è stata detta: ci togliete la libertà di insegnamento. A noi è stato detto, siccome il tutto si gioca sulle parole, attenzione, perché le parole sono importanti, l'hanno scoperto i ragazzi, no? Ve l'ho raccontato, ma il tutto si gioca sulle parole. Ci sono stati anni, quindi non un anno, anni, in cui il nostro stile, la nostra idea di innovazione doveva essere assolutamente chiamata progetto. Perché? Perché il progetto inizia e finisce. E non c'era verso di cambiare questa parola. E di fronte alla mia obiezione in collegio docenti, alzandomi, non è un progetto, è un modo di vedere la scuola, è un'idea. Mi è stato detto che non era il momento di esprimere questa opinione, era fuori luogo. Ci saranno sempre le obiezioni, come diceva il professor Paschetto. Noi abbiamo iniziato, certo, con la voglia di far partecipare tutti, di fare in modo che tutta la scuola diventasse come l'abbiamo dentro.
ma qualcuno non riesce, non vuole, non se la sente, va bene, però noi abbiamo talmente dentro questa voglia di innovazione, ma per far star bene i ragazzi, è lì l'obiettivo finale, per far star bene i bambini, che si va avanti, anche di fronte alla guerra in un collegio docenti. Si parla tanto di benessere a scuola, ma il benessere a scuola è anche del docente che entra felice di essere a scuola. Quindi non solo per i ragazzi, ma veramente per tutti, cioè egoisticamente parlando, ma allora, il discorso è questo: se io sono felice, è felice anche chi è accanto a me, e se l'altro è felice, sono felice io per lui, questo è il principio dell'amore. Quindi se si fanno le cose con passione e con interesse per gli altri e per se stessi anche, perché io non posso amare più l'alunno di me stessa, ok? Ci vogliamo bene, mi voglio bene e voglio il tuo bene. Quindi è reciproco il benessere. Perché tra l'altro direi di chiudere con il principio dell'amore, che sembra una cosa proprio perfetta. Quindi ringraziamo tantissimo voi, ringraziamo il professor Paschetto, ma chi ha voglia di rimanere avrà il piacere di ascoltare. No, questa è la nostra serata conclusiva, almeno per ora, perché qua ci stiamo comunque prendendo gusto. Per cui probabilmente succederà qualcos'altro, non sappiamo ancora cosa, ma succederà. Però ci piaceva questo pensiero finale, insomma, ripercorrere un po' le tappe di chi è stato qua con noi a trovarci, le tappe della speranza, della capacità di innovazione, la capacità trasformativa che hanno tutte le scuole e le persone soprattutto che stanno a trovarci. Ma in questo è bravissimo Rosa. A parlare, intendi? E non so se è vero. Io credo che di persone coraggiose e appassionate in queste serate ne abbiamo incontrate tante, per fortuna. E siamo partiti con Davide Tamanini, che ci ha raccontato di quella linea fluorescente che un insegnante si trova tutti i giorni a chiedersi se attraversare oppure no, che è proprio la linea del ma si è sempre fatto così, ma hanno fatto sempre tutti così, perché io devo fare in un altro modo? Però varcarla vuol dire fare un passo che poi non ti permette di tornare indietro, che è quel passo che ti consente di sposare l'incertezza come categoria pedagogica. Incertezza che non è approssimazione, ma che è visione democratica dell'apprendimento e dell'insegnamento, proprio perché è intendere questo processo come un processo sempre co-costruito. L'abbiamo sentito dire da tanti, l'abbiamo sentito dire da Giampiero, l'abbiamo sentito dire anche questa sera da Giuseppe e da voi, l'abbiamo sentito anche settimana scorsa da Paolo e dagli insegnanti di una scuola, che la scuola si fa insieme ai ragazzi in primo luogo perché sono loro i veri protagonisti dell'apprendimento e si fa insieme alle famiglie, si fa insieme a una comunità allargata, che la scuola deve diventare capace di abitare in modo consapevole e anche fondativo, mi viene da dire trasformativo. Non possiamo pensare di fare sempre le stesse cose se vogliamo cambiare il mondo. Se vogliamo un mondo diverso, dobbiamo cominciare a fare delle cose diverse. E sicuramente tre parole bellissime che anche questa sera sono risuonate sono la parola libertà, perché ripensare in ottica democratica l'educazione vuol dire che io restituisco quella parte di potere che l'insegnante si è arrogato in anni e anni e anni di insegnamento e di occupazione della cattedra con Predella, e restituisco all'altro la possibilità di decidere per sé, di decidere per il suo bene, per il suo interesse, che poi diventa però l'interesse di tutti all'interno di relazioni che si costruiscono insieme e che sono fondanti e importanti per il benessere di tutti. E quindi chiudo con questa felicità che avete appena nominato,
che non è un corollario, né può essere un corollario dell'insegnamento e dell'apprendimento, ma può, deve diventarne un presupposto. Io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e tutti quelli che hanno assistito, perché forse sono un po' sognatori e pazzi come noi, e davvero ci auguriamo che ci sia un seguito a tutto questo.